Contro il Monza la Fiorentina porta a casa 3 punti fondamentali, si tratta della seconda vittoria consecutiva per 1-0, 3 punti che permettono alla squadra di Vincenzo Italiano di continuare a inseguire il sogno Champions League. I punti arrivano grazie al secondo gol consecutivo di Lucas Beltran, questa volta arrivato al 7° minuto del primo tempo. La Fiorentina adesso ha 30 punti in classifica, 7 in più rispetto a quelli di un anno fa. Giulio Falciai, ciao, buonasera. Buonasera Vittoria, parleremo della vittoria contro il Monza, ma andremo anche verso la gara contro il Torino con in tutto il nostro splendido studio e saluto e ringrazio di essere tornata a trovarci Michela Lanza. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Michela, ritroviamo con grande piacere qua anche Gaia Simonetti. Ciao Gaia. Buonasera, ciao Vittoria, ciao Giulio, grazie. Maurizio Canino, che come ogni sabato ci tiene compagnia. Stasera 3-3. Stasera 3-3. Signore con... 3 contro 3, uomini e donne. E ritroviamo anche come ogni sabato sera appunto Angelo Pollina. Buonasera. Buonasera a tutti, ma permettetemi veramente un complimento a voi. Siete elegantissimi, splendidi. Vittoria e Giulio siete splendidi per chi ci guarda a casa. Fate compagnia, ma siete elegantissimi. Ciò complimenti. Grazie, come grazie, sempre, Angelo. Sempre dolci parole al miele per noi, quindi ti ringraziamo davvero tanto. Io direi di iniziare subito con il giro di studio, parlando di Monza Fiorentina, e parto da Gaia, che è la prima volta che ci viene a trovare qua al sabato sera di A Tutto Gol. Gaia, una partita importante, una vittoria meritata che arriva in un momento particolare, soprattutto viste le assenze di Nico Gonzalez e Bonaventura. Sì, è una vittoria fondamentale, non solo ai fini di classifica, ma soprattutto, ecco, è una Fiorentina che acquista piano piano più personalità, flessibilità anche, perché sa cambiare, sa variare anche il modulo nel corso della gara. Non era facile il campo del Monza, soprattutto appunto mister Palladino, che conosco per i miei trascorsi in Lega Pro, quindi l'ho visto anche sui campi della Serie C, è appunto un mister molto preparato e competente, quindi ecco una vittoria fondamentale, come tu stavi dicendo, anche per il gol di Beltran, perché insomma per un attaccante segnare ovviamente la medicina più importante. È il suo terzo gol consecutivo, non c'era Nico, non c'era Jack, quindi ecco, è una Fiorentina che veramente anche nelle prestazioni meno brillanti però conquista punti, e questo è fondamentale anche alla luce di quello che poi magari andiamo a vedere dei risultati di oggi del Bologna, che è veramente in forma strepitosa. Esatto, Maurizio, era uno scontro tra due allenatori estremamente giovani, alle prime se vogliamo esperienze, in particolare per Palladino. La Fiorentina ha dato una bella lezione al Monza. Sì, direi di sì, anche se io temevo molto il Monza, perché in questi 2 anni che è in Serie A ha fatto molto bene, però io credo di aver visto ieri il peggior Monza degli ultimi 2 anni, cioè da quando è tornato in Serie A. Non è stato il Monza che mi aspettavo, meglio per la Fiorentina, naturalmente meglio per noi, però un Monza deludente che non ha quasi mai creato pericoli alla squadra di Vincenzo Italiano. Invece la Fiorentina appunto aveva delle assenze importanti, però ha fatto una prestazione cinica, come deve sempre fare, come è stata anche col Verona, e devo dire che questi punti sono molto ben accetti. Passiamo un bel Natale quest'anno e sono contento, perché soprattutto siamo quinti con la vittoria del Bologna oggi contro l'Atalanta. Siamo però lì in zona, insomma un punto, anche se ripeto bisogna sempre continuare con un profilo basso, mai pretendere o pensare troppo in alto. La Fiorentina, se arrivasse in Europa League quest'anno, avrebbe secondo me vinto il suo scudetto, però non è vietato sognare. E Beltran ha cominciato a segnare, Arthur, come dissi sabato scorso, è fondamentale per questa squadra, quindi 2 scommesse vinte, e soprattutto devo fare i complimenti a tutti, a partire dall'allenatore. Qualche volta l'abbiamo criticato, ma come sai è un po' anche il nostro mestiere, però quando la Fiorentina va bene bisogna dire bravo Italiano, bravo alla società, bravi tutti, i giocatori stessi, e quindi quest'anno è un bel Natale, diciamo, con la Fiorentina. Ecco. Angelo, si può dire una vittoria da grande squadra per la formazione Italiano? Perché soprattutto non è stata una vittoria meritatissima, comunque non ha dominato, e lo dice anche il dato del possesso palla, visto che ha vinto il Monza. Sì, io penso che sia una bella vittoria. Questa vittoria la dedicherei personalmente a tutti quei boccaloni che naturalmente in passato parlano del beccalcio, criticavano la Juve che fa un tiro in porta in porta, le partite. Dove sono stati a finire questi boccaloni? Perché la Fiorentina ha vinto 2 partite come si deve vincere, nel calcio.
il calcio, c'è il circo, per quelli del circo che si divertono, passaggi, poi perdono. Sai, se fossimo sono contenti, hanno perso 2-1. Invece vinci 1-0, Cortomuso, come ha giocato con la Juve, e la Fiorentina ha fatto 6 punti in questa maniera. Perciò questa bella vittoria, complimenti alla Fiorentina, ma la dedico a tutti quei boccaloni che parlano di pallone, non di calcio, che naturalmente si sono sciacquati la bocca, si gioca male, gioca bene, gioca male, come se avessero loro un diritto paterno di dire qual è il gioco che si gioca bene e se si gioca male. Ecco, questo è il risultato. Poi c'è il pallone che ti dà risultati. La Fiorentina vince con lo stesso metodo della Juve. Esatto. Non prendi gol, fai un gol, per un errore del portiere o meno, non conta poco nel calcio. Calcio, tutte queste cose sono tutte... La Fiorentina ha fatto gol, non l'ha preso e ha vinto la partita. Col Verona hanno tirato 64 volte in porta a Verona, 55 parate del portiere, la Fiorentina ha tirato una volta in porta e ha fatto gol. E le partite sono queste. Perciò non mi parlate più in trasmissione, gioca bene, gioca male. Calcio conta solo vincere. Ecco Michela, due vittorie consecutive, come stavamo ricordando con Angelo, per 1-0 di Cortomuso, però la Fiorentina vista contro l'Hellas Verona e quella vista contro il Monza, due squadre diverse, due approcci alla partita diversi. Sì, no, assolutamente. Quella col Verona è stata una vittoria, l'ha detto anche Italiano, diciamo ai punti immeritata, però come ha detto Angelo, il calcio... Calcio, i meriti vengono e vanno, l'importante è poi alla fine arrivare in fondo ai 90 minuti, 95, 97, 99, a seconda di ormai non si contano più, e portare a casa i 3 punti. Quindi quella è stata una partita fondamentale. Non ci dimentichiamo che col Verona la Fiorentina ha giocato dal primo minuto senza Nico, senza Buonaventura, senza Arthur, senza Duncan, quindi 4 dei giocatori più importanti di questa rosa che non sono partiti titolari. Detto questo, brutta Fiorentina, bel risultato. A Monza è stata una Fiorentina diversa, un approccio diverso, assolutamente diverso, ma è una Fiorentina che ha approcciato bene e ha mantenuto il risultato, quindi questo è fondamentale. E soprattutto Giulio, sì? Segue Toscana TV Italiano. Sì, perché quant'è che diciamo Vincenzo si prende troppi gol? Sì. Vincenzo si prende troppi deve gol. Deve essere stato per quello che l'ha fatto. Esatto. Maurizio, guarda, però, ti chiedo proprio un'analisi di questo passaggio alla difesa a 3. Sì, si è dimostrata. Io avevo fatto l'esempio della Juventus che anche proprio contro la Fiorentina, ma in generale in diverse partite, aveva giocato a 3 in difesa. A questi 3 giocatori molto alti, di 1,90 m, Bremer un po' più basso, ma insomma sempre su 1,88 m, e la Juventus difende molto bene con questi 3 giocatori dietro, davanti al portiere, e una linea di centrocampisti, per esempio Locatelli fa un lavoro importante, lo stesso Rabiot rientra. Ecco, questa difesa a 3 devo dire che ha portato risultati, perché per esempio Ranieri gioca uomo, e anche gli altri vedo che sono più attenti. E quindi bisogna fare i complimenti all'allenatore, che vedi, a volte vedere anche le altre squadre, come capita spesso a me, io avevo notato questa cosa di Max Allegri, che ha recuperato anche dei giocatori importanti, perché ripeto, giocando a 3 spesso i centrocampisti magari o gli esterni alti rientrano e difendi anche a 5, in fase offensiva magari hai più centrocampisti, diciamo, che impostano. Quindi molto bene questa difesa a 3 di Italiano, l'abbiamo visto, molto bravo Terracciano, perché ricordiamoci sempre ci vuole anche il portiere che fa le parate, e quindi io non sono stato troppo impegnato. Sono soddisfatto. No, ieri no, però col Verona era una partita. Col Verona è stato fondamentale. Io volevo finire il mio concetto, ovviamente, perché le due vittorie consecutive contro due squadre che il Verona ti ha messo in difficoltà, il Monza no, ma comunque tu sei andato lì e hai vinto la partita per 1-0, non hai subito gol, quindi cioè, queste sono vittorie importanti, perché soprattutto quando tu non ti meriti di vincere, per esempio col Verona, e vinci, cioè, è fondamentale, cioè, sono proprio quelle, sono le vittorie più importanti. E vorrei dire che quest'anno, per adesso, la Fiorentina bisogna solamente dire bravi, piaccia o non piaccia l'attaccante, piuttosto che un esterno, piuttosto che un difensore, piuttosto simpatia o non simpatia per l'allenatore, perché comunque spesso viene messo sulla graticola, viene criticato, però la Fiorentina ad oggi, che siamo alla vigilia di Natale, ha raggiunto per il momento tutti i suoi obiettivi, ovvero ha passato il turno di Conference da prima in classifica, evitando i playoff, che sarebbe stato un problema, evitando i playoff, ha passato il turno di Coppa Italia, e soprattutto in questo momento è quinta in campionato, e quindi ad oggi ha migliorato lo score dell'anno scorso, ad oggi. E ovviamente tu hai dietro la Roma, hai dietro la Lazio,
hai dietro l'Atalanta. E ha diversi punti aggiungere. In questo momento il Napoli, che comunque gioca stasera con la Roma, quindi ha diversi punti. Voglio dire, era difficile pensare a una Fiorentina migliore di così oggi che siamo il 23 dicembre, quindi non si può che soprattutto fare sa recuperare perché insomma col Parma ha sofferto, però ha saputo raddrizzare anche cosa che invece la squadra italiana era accusata di non saper fare una volta andata in stato un cambio di mentalità anche in questo senso. Tra l'altro Gaia, a proposito di italiano, possiamo dire che questo allenatore veniva accusato soprattutto all'inizio di avere lo stesso stile di gioco, lo stesso modulo, da lì però dal 4-3-3 è andato al 4-2-3-1 e poi adesso la difesa a 3. È maturato questo allenatore? Sì, soprattutto ecco, magari ha registrato certe criticità che la squadra appunto faceva vedere, che appunto si evidenziava con il campo, quindi diciamo sì, è cresciuto, è sempre un allenatore che ha 46 anni, quindi ha un margine di crescita proprio anche per l'età, appunto molto giovane per un tecnico, quindi veramente lo conosco dai tempi di Trapani, proprio perché appunto ho fatto per tanti anni la Serie C come addetto stampa, come appunto responsabile comunicazione, e ho sempre visto una persona molto determinata e molto volitiva, soprattutto appunto a Trapani quando affrontò il Piacenza ed era appunto la finale dei playoff. Ecco, lui ha sempre dato questa determinazione, soprattutto sa cogliere anche il meglio di ognuno, sa valorizzare appunto i calciatori, quindi diciamo che la Fiorentina che cresce, la mano è quella di Italiano e la stiamo vedendo insomma, e quindi ecco, lunga vita a questa. Si può dire che Italiano e la Fiorentina da un certo punto di vista stanno crescendo insieme? Certo. Sì. Sì. Il ciclo di Italiano, si sono conosciute, poi soprattutto ovviamente. È anche un percorso che è ben avviato da tempo, poi l'esperienza alla Spezia ha aiutato appunto il mister, e questa è stata l'esperienza e per la prima volta l'ha catapultato anche in Europa, ambito internazionale, poi, certo. E quindi insomma sì, è una crescita appunto insieme continua. Soprattutto. Ecco Angelo, quali sono le differenze che secondo te spiccano di più ad oggi tra la Fiorentina dell'anno scorso e la Fiorentina di questa stagione? Beh, ha un organico migliore, sicuramente si è detto un organico più completo nelle 25, la Fiorentina di differenze che trovo io è che non ha attaccanti. E per ora ha sopperito con tutti questi 24-25 gol, con i terzini, i difensori e questo per ora è andata bene. E la trovo una squadra che soprattutto da 4-5 partite, vorrei ricordarvi, che nelle prime partite aveva preso così tanti gol che era la quarta, la quinta difesa. Oggi è rimasta diverse partite, non prende gol, ne prende uno, vuol dire che nel calcio, come sostengo io o quelli che piacciono il calcio come a me, che nel calcio vince chi non prende gol, perché chi fa gol conta, ma conta fino a un certo punto. Il calcio è tattica, il calcio è sapere stare in campo, saper coprire, non è andare avanti e giocare tutti così al campetto della parrocchia. Il calcio è una roba seria. E mi pare che Italiano, a forza di anche delle critiche giuste fatte a Firenze dai tifosi, dalla stampa, tutti quanti, di criticarlo, prendeva tanti gol, forse sicuramente si è riveduto su questo, e questo è sintomo di intelligenza, perché una persona che sapete che cambia idea è sintomo di intelligenza, quello che non cambia idea non è intelligente. Ha capito che è una squadra in questo modo, adesso ha trovato anche dei gol con questi attaccanti, che riuscivano a segnare. Anche un Martin ieri Squarta, diceva, che non è attaccante. Sì, ma infatti, mi diceva ieri un amico, diceva, ma sai, il portiere, sì, tutte queste robe, i discorsi porta via il vento. La palla bisogna metterla dentro. Non importa se sbaglia il portiere o meno, c'è una porta e il calcio funziona solo così. Ha messo, c'era, il portiere ha sbagliato, ma lui era lì e l'ha messo dentro. Cioè, per me le differenze che vedo, che ha un organico migliore rispetto agli altri anni, perché poi gli infortuni, vedi, capitano a tutti, e naturalmente quest'anno può avere anche uomini che possano sostituire i titolari, mi pare in un modo dignitoso, perché alla fine sia col Genova sia col Verona c'era lo strapparsi i capelli, manca quello, manca quell'altro. Mi pare che la Fiorentina senza quei titolari là non solo non abbia preso gol, ma abbia vinto. Cioè, sai, nel calcio anche a volte dire mancano grandi giocatori, quando una squadra è compatta e soprattutto la mentalità della squadra, è vero che i campioni fanno la differenza a lungo andare, questo non v'è dubbio, perché nel calcio la differenza la fanno i campioni, però in un breve periodo tu puoi sopperire anche la mancanza dei campioni se c'hai la mentalità di squadra che giocate tutte le squadre. Questo mi pare. E questo sicuramente la Fiorentina lo sta facendo, vero Michele? Assolutamente, assolutamente, sono d'accordissimo con Angelo, perché a volte quando hai un allenatore che ti stimola, che ti segue a martello, come viene definito Vincenzo Italiano da tanti suoi giocatori, durante tutta la settimana, e sei consapevole che sei sotto la lente di ingrandimento proprio perché mancano quei giocatori che
solitamente fanno la differenza e che per i più insomma sono insostituibili, allora dai qualcosa in più, entri in campo, cerchi di dare il massimo, anche più di quello che puoi dare. È chiaro che nel lungo periodo poi è normale, no, che il Nico Gonzalez della situazione ti fa la differenza, il Bonaventura ti fa la differenza, però nel breve periodo, in una, due, tre partite ti possono rendere il doppio anche quei giocatori che solitamente magari dai quali solitamente ti aspetti qualcosa di meno. E quindi secondo me la Fiorentina in queste ultime partite ha dimostrato di essere gruppo, squadra, quindi questa è una cosa molto positiva. E sinceramente tutti dicevamo che queste partite da qui a poi al 6 gennaio sarebbero state fondamentali per capire anche la classifica, il campionato, come si sarebbe diviso, no? Sì. E la Fiorentina si sta facendo trovare pronta, quindi la Fiorentina è lì. È vero, ci sono dei demeriti delle altre, Roma, Lazio, Atalanta, Napoli, per cui sono dietro di te, ma la Fiorentina ha il merito di essere lì e di aver approfittato dei momenti meno positivi di queste altre squadre che sono più forti di te, soprattutto alcune, e di essere davanti. Beh, è la mentalità che poi ti porta a diventare una grande squadra. È la mentalità giusta. Maurizio, questo miglioramento a livello difensivo, nel reparto difensivo, soprattutto parlando di numeri, secondo te è dovuto a qualche ritocco di Italiano nella fase difensiva o proprio dei difensori che, diciamo, sono migliorati anche a livello di qualità? Il gioco difensivo parte sempre da centrocampo, quindi io dicevo sempre, Biraghi nasce come esterno di centrocampo a 5 nel Pescara. Infatti Biraghi va a dare una mano al centrocampo, il centrocampo è più folto, l'abbiamo visto, Arthur è un giocatore che con Duncan fanno la fase di interdizione, quindi vanno subito a cercare di bloccare le manovre offensive avversarie. E i difensori, con Ranieri che è sempre lì, che marca uomo il giocatore che gli capita, diciamo, in zona. Milenkovic, comunque, anche lui quando gioca è, diciamo, in salita rispetto alle prestazioni che faceva sia alla fine dello scorso campionato che all'inizio di questo. E comunque devo dire che la Fiorentina, quando gioca con questi giocatori, soprattutto quei quattro, Arthur, Duncan a centrocampo e Ranieri, Milenkovic in difesa, ha quattro giocatori che comunque la fase difensiva la sanno fare. Certo, come successe col Verona, al primo tempo io me l'aspettavo, lo dissi anche sabato sera, se tu mi metti Maxime Lopez, che a Sassuolo giocava con un centrocampo a 5, aveva quattro corazzieri intorno che comunque gli facevano diciamo la fase diciamo difensiva molto bene, tra cui c'era Pobega e tanti altri che sono giocatori soprattutto fisici. E se mi metti Mandragora, che la fase difensiva di interdizione non la fa, la faceva, ora non la fa più, e Maxime Lopez, noi siamo stati in balia della squadra scaligera per tutto il primo tempo. Fortunatamente Terracciano ha fatto dei miracoli. E poi nel secondo tempo è entrato Arthur, che non ha, io ci ho fatto caso, non ha sbagliato un passaggio. Infatti appoggi, vediamo passaggi. Anche dietro 95% sì. Precisione sì. Passaggio, quindi io ecco questo dato lo vedo adesso perché non stavo controllando, però numeri, ecco, che parlano, ho notato che Arthur non sbaglia un passaggio da ordine, è il regista, è quello che dà i tempi alla squadra, anche spesso fa rientrare i difensori quando ha il pallone, imposta l'azione. Arthur, ripeto, per la Fiorentina è un giocatore importantissimo, ma anche per lui, per la sua carriera, che lui giorni scorsi ha detto proprio Firenze l'ho proprio scelta perché per me può rappresentare tanto, quindi si vede che sta bene in questa realtà, in questa squadra, in questo assetto, e i risultati li fa vedere. Gaia, io ritengo che ci sono le categorie, no, in tutti gli sport. Lui certo. È un giocatore che era sempre stato in squadre, diciamo, che ambiscono a vincere tra i importanti, sì, un po' di infortuni. Parlo del Liverpool, del Barcellona, della Juventus. Io dissi, per la Fiorentina è un giocatore che fa la differenza. Infatti a Firenze, io gli do un consiglio ad Arthur, di restare a Firenze, perché qui sta facendo veramente un giocatore non fondamentale. Non dipende da lui, ma importante. Dalla Fiorentina, io penso un accordo. Se decide di riscattarlo, beh, oggi... La Juve non credo che... Lo diceva Angelo l'altra settimana. Se ci dati 5 o 6 milioni mi si dà 4. No, ora no. Un quarto del riscatto è un po' poco. No, ma secondo me ve lo dà.
La Juve però dà, state da... Comunque ci sono le voci, Gaia, che potrebbe esserci un riscatto anticipato da parte della Fiorentina, come ha già fatto anche per Barak, magari a una cifra inferiore. Sì, c'è una voce appunto che può andare in questa direzione, però ecco, è importante questa esperienza per il calciatore, è importante per la Fiorentina. Tanto ecco, godiamocelo ora in questa forma. Lui è proprio il direttore d'orchestra, come diceva giustamente Maurizio, perché ecco, è lui che detta proprio i tempi e metronomo, perché insomma anche ne fa di passi durante e Gaia, un'altra cosa importante, l'avevo già accennato prima, il portiere e poi anche Luca Ranieri, parliamo sì, di Ranieri, io lo adoro, è una pedina, parlai sabato scorso, il tocco di mano alla palla a mano è stato molto bello, sì. Particolare, sì, fantastico. Non è che si vede spesso, Ranieri veramente è l'anima diciamo difensiva di questa squadra, e non solo, perché ha fatto anche dei gol importanti. Anche però un ragazzo che a me, il difensore, deve fare il difensore, quante volte l'ho detto in questa trasmissione, il difensore se non difende, ora quarta gli vogliamo tutti bene perché ogni tanto fa gol, ma a volte parte, sembra quasi un più che un difensore, sembra un centrocampista attaccato. È una posizione anche più avanzata, è diversa anche la sua posizione, quindi fa anche uno stile di gioco diverso. Infatti, uno stile di gioco, però non gli viene richiesto. Il difensore, secondo me, deve fare il difensore. Ecco, e Ranieri fece una cosa quarta con il Verona. Vabbè. Ecco, parliamone, perché anch'io lì ebbi un momento che un po' di sbandamento, però, anch'io, insomma, di fare quella cosa. Però ripeto, le cose adesso stanno andando bene, quindi bisogna fare i complimenti ai ragazzi, continuare questa diciamo avvicinamento ora alla fine del girone d'andata con cautela, senza montarsi la testa, profilo basso, perché io ripeto, il nostro obiettivo e l'obiettivo della Fiorentina deve essere arrivare comunque in una Coppa Europea. Sesto io sarei contentissimo, già in riuscire ad arrivare sesto, e non sarà facile, perché quest'anno, l'abbiamo detto altre volte, c'è un Bologna di Thiago Motta e di Sartori, soprattutto, che io è anni che lo vorrei a Firenze. Qualcuno mi dice, ma nelle grandi squadre non farebbe bene. Nella Fiorentina, ma la Fiorentina quanti anni è che non vince niente? Diciamo che trasforma le squadre in grandi squadre. Sì, allora magari se vai alla Juventus, allora l'Inter c'ha Marotta, la Juventus ora c'ha Giuntoli, è uno che lavora bene in provincia, fatta a Verona col Chievo, lo ha fatto a Bergamo con l'Atalanta, però la Fiorentina è più di 20 anni che non vince una Coppa Italia. Quindi, 2001 l'ultima. 2001. Allora, io sapete quanto voglio bene e quanto tengo alla Fiorentina, ma noi non ci si può definire una grande squadra negli ultimi anni. Perché? Perché non abbiamo fatto nulla, abbiamo l'anno scorso due finali, tra l'altro tutte e due perse, una lasciamo perdere con la West Ham, però la Fiorentina, Sartori, una figura come Sartori, andrebbe benissimo, a Bologna è una nobile decaduta e lui in 2 anni l'ha riportata a lottare per l'Europa, perché l'anno scorso il Bologna fece un bel campionato. Quindi perché no Sartori a Firenze? Adesso però c'è Gio Barone e Pradè che stanno facendo bene, bisogna fare i complimenti. Però non vedo mica la convinta. No, sono convinta, cioè sono d'accordo per gran parte di quello che ha detto Maurizio, però nonostante la Fiorentina non vinca niente dal 2001 e nonostante non la si possa classificare top club ai livelli di Juve, Milan, Inter, eccetera eccetera, però insomma diciamo che anche negli ultimi 20 anni la Fiorentina si è tolta delle soddisfazioni, ha comunque giocato campionati di livello andando in Champions con Prandelli, giocando l'Europa per anni consecutivi, anche negli anni di Montella, sì. Ha vinto un girone di Champions, voglio dire, quindi diciamo che è chiaro che non la si può classificare tra una big del campionato italiano, però sicuramente tra le famose sette sorelle sì. Vabbè, lo scorso anno è stata finalista di due coppe. Sì. Poi è chiaro, tra la grande squadra che lotta per vincere tutti gli anni, la Fiorentina. Però stai programmando, costruendo. Ecco, però negli ultimi 20 anni tu hai fatto per 3 anni consecutivi, mi sembra, la Champions, 2-3 anni, sì. Poi l'Europa League, sei arrivato in semifinale dell'Europa League, sei arrivato in finale di Coppa Italia, è vero, non hai vinto niente. E nel calcio si ricorda, pensa alla Lazio che rispetto a voi ha vinto 3 o 4 Coppe Italia, pensa al Napoli. Quindi
Cioè io ascolto, io no, ascolto. Ma queste sono fermatevi, le squadre che sotto... No, cioè Angelo, io ho fatto i complimenti, tu, però Angelo, vuoi andare a rischiare di andare nei bar per fra poco, perché fra poco se uno viene da Marte ci ascolta. No, Angelo, ti contesto. I numeri parlano chiaro. Angelo, tu parli solo di Juve, Inter e Milan. No. Ok, siamo d'accordo. Lazio, ho detto Lazio. Tu mi hai ascoltato, ho detto No, aspetta. La Lazio, il Napoli, la Roma. Ma io ti dico la Fiorentina, così come è stato il Napoli, così come è stata la Roma, così come è stata la Lazio. La differenza tra la Lazio e la Fiorentina... Che la Lazio ha vinto 3 Coppe Italia. Che la Lazio ha vinto 3 Coppe Italia e la Fiorentina arrivando in finale non le ha vinte. Ecco, però la Fiorentina come percorso non l'ha fatto tanto distante dalla Lazio. Ecco, continueremo a parlarne perché è arrivato il momento di andare in pubblicità. Non negli ultimi 5 anni, negli ultimi 20. Ma la Lazio ha fatto il finale di Coppa, ragazzi. Riprenderemo il discorso, adesso però ci fermiamo per qualche minuto e poi continueremo a seguire anche Roma-Napoli che entra ora nel 26esimo minuto del primo tempo. La partita ferma ancora sullo 0-0, rimanete con noi perché torniamo tra poco. C'è l'influenza da principessa. E sì! E il raffreddore Hard Rock. Vivin C agisce rapidamente contro il raffreddore e i primi sintomi influenzali, con vitamina C per le difese immunitarie. Per i tuoi EC, puoi provare Vivin C. Naso chiuso. Prova acqua di Sirmione. Scioglie il muco. Libera il naso. Idrata la mucosa. Elimina virus e batteri. Acqua di Sirmione, il più consigliato in farmacia. È da sempre garanzia di efficacia 100% naturale. Acqua di Sirmione, una vera forza della natura. Da 3 generazioni portiamo sulle vostre tavole i profumi e i sapori della tradizione natalizia toscana. Calore, dolcezza e passione sono gli ingredienti scelti per regalare un sorriso alle persone che ami di più. Perché essere buoni è un mestiere di famiglia. Da 3 generazioni portiamo sulle vostre tavole i profumi e i sapori della tradizione natalizia toscana. Calore, dolcezza e passione sono gli ingredienti scelti per regalare un sorriso alle persone che ami di più. Perché essere buoni è un mestiere di famiglia.
Ci eravamo lasciati con una bella discussione tra Michela Lanza e Angelo Pollina, cerco di fare da intermediario. Quello che voleva dire la Michela è che la Fiorentina ha fatto, dimmi poi se sbaglio Michela, correggimi nel caso, la Fiorentina ha fatto lo stesso percorso comunque di squadre come Lazio e Napoli, ora Napoli no perché ha vinto lo scudetto, però come Lazio e Roma, con la differenza che le finali che ha giocato le ha perse tutte. Sei d'accordo? Ha giocato una dal 2021 no, oggi. No, ha giocato due finali. Sì, in modo allargato, due. Ne ha giocate tre. Ha giocato due finali Coppa Italia, una di Conference League. Ah, se metti quella. E la semifinale di Europa League con Siviglia. Detto questo, della storia della Fiorentina, scusate, aggiungo, visto che io i numeri. Michela, agitatissima. No, perché a me Natale o non Natale non me ne frega nulla. Okay. I numeri nella storia della Fiorentina dicono che la Fiorentina, nella maggior parte dei casi della sua storia, lei si colloca tra il quinto e il sesto posto. Quinto posto, dietro la Roma. Quindi a casa mia vuol dire che la Fiorentina fa parte delle sette sorelle. Quinto posto. Beh, quinto posto. E negli anni '80 era quarta. No, sì, io. Poi, io Angelo, scusa, io parli di finale. I piedi per terra, Angelo, perché Angelo, fra le domeniche vi porto i fazzoletti. Non me ne frega nulla tra no, domeniche. Io frega, sto parlando della storia. Io vi porto i piedi per terra. Io sto parlando della storia. Nulla, e tu non puoi parlare sopra gli altri. Sto parlando adesso io. Se uno siccome tu parli di finali vinte, da quant'è che la Juventus non vince una vita? Allora basta. Non vince la Coppa Italia? No, una Champions League. Ah, visto che voi siete. Vabbè, ma se vuoi. Però due ce l'abbiamo, se vuoi venire te la facciamo vedere. Ma non, non è questo. No, non importa, noi siamo abituati a non vincere. Voi senza vincere non potete stare. Se uno arriva da Marte, facciamo finire Angelo. No, io non arrivo da Marte. Io seguo il calcio. Io seguo il calcio, seguo seriamente. Se a me in giro non mi prendi, puoi prendere in giro chi vuoi. Buoni, fermi. Finiamo, allora, allora se uno ora scende, non viene da Marte, non è riferito a nessuno, viene da Marte e dice: Madonna, ma di che cosa stiamo parlando? Il Real Madrid. Io cerco di non farlo venire da Marte, di portarlo sulla Luna, sulla Terra, cercando di dire le cose come stanno, perché se uno ti ascolta, viene da su, senza riferimento a nessuno, così nessuno si offende, uno arriva, scende con la nostra nave, dice: dove siamo? Siamo al Real Madrid. Non è così. Perché io ho detto la Fiorentina come Real Madrid. No, scusa. Facciamo finire Angelo. E abbassiamo un attimo i toni. Allora, che discorsi? Io cerco di riportare, quelli che sono i dati, i numeri. Poi uno se le può inventare, se le può dire, quello che gli pare. Fatto sta questo. I dati sono questi. Non puoi dire che ha fatto lo stesso percorso della Lazio, perché la Lazio in questi anni ha fatto un percorso eccellente. È andato in Champions tante volte, ha vinto le coppe d'Italia quando c'era una squadra che era forte, la Juve, che vinceva tutto, e la era l'unica che la contrastava, anche la Supercoppa le ha fatto rimanere male. Così anche in Napoli, De Laurentiis, prima di vincere lo scudetto, vorrei ricordare che l'ha vinta con Mazzarri, l'ha vinta con Sarri, cioè voglio dire, non è che è stato uno che ha vinto solo, è arrivato anche allo scudetto, poi ora l'ha distrutta, si è autodistrutto per conto suo perché ha fatto uno squadrone e vabbè, lui ha potuto fare il padrone e l'ha autodistrutta, ma ha fatto un percorso diverso di crescita, quell'altro percorso e quegli altri anni abbiamo visto sì la Fiorentina che anche ha lottato per diversi anni per non retrocedere. Io questo voglio dire, non è che voglio dire altro, poi ognuno può fare quello che vuole, ha lottato diversi anni per non retrocedere, questo è. Ecco, io adesso vorrei sentire un attimo i pareri di Maurizio e di Gaia, che mi sembrano un pochino più tranquilli. No, allora, io ho innescato la discussione, ma lo spiego perché poi non avevo finito di parlare. No, io sapete che tengo molto alla Fiorentina, però negli ultimi anni, se vai a analizzare, è vero quello che dice, a volte a me mi vedete arrabbiato in trasmissione da diversi anni. Perché? Perché io ritengo che la Fiorentina con un'organizzazione, ora si parlava di Sartori, ma si potrebbe parlare di qualsiasi direttore. A me quando Gasperini in conferenza stampa mi viene a dire, io negli ultimi 5 anni sono arrivato 4 volte prima alla Fiorentina, mi girano le scatole. A me, tifoso della Fiorentina, mi gira le scatole quando Gasperini mi viene a dire, io negli ultimi 5 anni sono arrivato, e lui allena l'Atalanta. Allora, c'era Sartori, ora Sartori a Bologna, e in 2 anni Bologna ora. Allora io dico, ma la Fiorentina, come dicevamo con Michela, che negli anni 80 era la quarta squadra dopo Juventus, Milan e Inter aver fatto più punti nella Serie A italiana, negli ultimi anni purtroppo l'ultimo periodo di Della Valle, il primo di Commisso, posto. È scesa. Io volevo arrivare a questo, poi è vero, Fiorentina ha fatto, come diceva Michela, dei risultati, però io a volte mi vedete incavolato perché dico, ma come? Fiorentina c'ha un pubblico immenso, abbiamo più di 1 milione di tifosi, siamo credo la quinta o sesta tifoseria, addirittura
leggermente superiore a quelle della Lazio, dopo Roma, Inter, Milan, Juve e Napoli c'è la Fiorentina. È possibile che noi negli ultimi anni non si riesca, non dico neanche Michela, a vincere qualcosa, ma si dovrebbe stare costantemente almeno lottare per l'Europa League, cosa che non abbiamo fatto. Quest'anno perché mi vedete più tranquillo negli ultimi tempi? Perché la Fiorentina adesso sta facendo bene, però a volte io mi sono un po' arrabbiato perché, vabbè, ora mi direte, te la vedi troppo da tifoso. No, non è così, la Fiorentina ha una tradizione, l'abbiamo detto, abbiamo avuto giocatori importanti. Lascia stare le prime tre che sono un'altra categoria, Juve, Milan, Inter, infatti, si è sempre detto, sono di un altro pianeta. Però poi ci si deve essere noi, con Roma, Lazio, Napoli, anche se hanno una utenza, come la vuoi chiamare, un pubblico maggiore rispetto a Firenze, ma Firenze nel calcio è sempre stata una squadra, dopo le primissime, importante. Siamo venuti a mancare, ripeto, nell'ultimo periodo della Valle, nel primo di Commisso, Commisso magari anche un po' di esperienza la doveva fare, adesso pian piano ci stiamo avviando verso quello che tutti ci aspettavamo. E io sono contento, perché ripeto, Gasperini, che a me mi venga a dire, io sono arrivato 5-4 volte, allora aspetta, forse ti dà noia quando noi ti si buttò fuori e si andò in Champions con Prandelli, quella famosa arrivo in photo finish con Genoa, 3-0 per loro, l'ultimo quarto d'ora si scatena muto, ne fa 3 e si pareggia. Però ecco, questa cosa mi ha dato fastidio. Però ripeto, quest'anno bisogna essere soddisfatti, si passa un sereno Natale e quindi speriamo di continuare così. Gaia, te volevi aggiungere qualcosa? No, volevo dire che i percorsi delle squadre incontrano anche delle variabili, perché ovviamente ci sono anche in tante situazioni la Fiorentina magari aveva fatto anche una squadra ben messa o perlomeno una rosa importante, poi magari c'è quello che ti rende meno e magari quello che, di cui ti aspetti di più, oppure gli infortuni. Quindi diciamo che abbiamo parlato di tanti percorsi che forse appartengono al passato. Il presente di oggi è una Fiorentina che, appunto come abbiamo detto prima, ha acquistato personalità, spessore, sta programmando, sta costruendo per, ecco, poi come ha sempre detto anche Angelo, i conti vanno fatti alla fine, quindi insomma intanto stiamo fermi nel presente, vediamo questo momento della Fiorentina e andiamo partita dopo partita avanti, perché insomma non puoi dire certo, Angelo, ci sarà 2 settimane, magari c'è il fazzolettino sì, pronto. No, ma il calcio è così, è variabile. Perché... Però vedi Gaia, per esempio, e qui mi ricollego anche a Michela. La Fiorentina prima, non so se ve lo ricordate, non aveva dei rapporti con certe società tipo l'Empoli, e qui mi collego a Michela, dove praticamente tutti i giocatori forti, quanti ne ha tirati fuori l'Empoli, Michela, se ne potrebbe citare tantissimi. Ora vedo che Barone e il presidente Corsi hanno preso per esempio Parisi, c'è quel baby fenomeno che ha l'Empoli, Baldanzi che è un altro giocatore della Fiorentina. Tanti in questi ultimi anni hanno fatto anche il percorso inverso. C'era prima noi delle società, anche negli ultimi tempi, quando c'era Cognini, voglio parlare del passato, ma dove la Fiorentina con delle società non aveva rapporti. Per esempio la Juventus ci sta dando dei giocatori importanti, vedi Arthur, magari gli hai venduto due forti, però hai preso Arthur, l'Empoli stessa cosa. Società con le quali prima non avevamo rapporti. Per esempio, comunque l'Inter... la parola chiave è programmazione, cioè te sì, devi sapere dove vuoi arrivare, cosa vuoi certo, raggiungere e programmare. E quindi... soprattutto andare a prendere giocatori, Gaia, che vogliono venire a Firenze, perché la Fiorentina non facendo coppe importanti tipo l'Europa League, cioè dei giocatori hanno preferito andare a Bergamo, sono preferiti andare a Bergamo e venire a Firenze. Beh, mi collego però, su questo sì, che ha detto Maurizio, visto che io l'altro giorno ero al Brindisi di Natale la Fiorentina e sia Daniele Pradè che Gio Barone, ma in particolare Daniele Pradè, ha svelato che la Fiorentina ha provato a prendere Dybala quando era svincolato e Dybala in quel momento preciso ha scelto la Roma non per una questione di ingaggio, perché a livello di ingaggio, parole di Daniele Pradè, ci saremmo arrivati, ma perché in quel momento, per una questione d'appeal, in quel momento... Una giocava l'Europa League, l'altra alla Conference League. Esatto. Quindi il percorso che sta facendo ora la Fiorentina è tornare ad essere una squadra che possa... di appeal possa avere quell'appeal per riportare a Firenze i giocatori che sia in Europa, con Prandelli venivano, con Montella, il primo Montella venivano, e che poi alla fine dell'era della Valle, all'inizio dell'era Commisso, invece non volevano venire. Vedi, perché Michela, ecco, però è un percorso lungo. Non sono cose che possono cambiare da un anno all'altro. Vedi, allora è quello che stavo dicendo io, senza magari sapere certe cose. Ora mi dicevi la
svelato Pradè. Però io sto notando che tanti giocatori non sono voluti a venire a Firenze in questi anni, non tanto per la città che è magnifica, insomma lo sappiamo, ma proprio perché la Fiorentina non, diciamo, non partecipa a competizioni importanti, non partecipando a competizioni importanti. Ora lei ha svelato Dybala, io questa cosa non la sapevo, però quanti altri? Scamacca ha preferito andare, che era centravanti, gioca l'Europa League. Appunto, ecco, quindi a volte io, quando mi vedete incavolato in delle trasmissioni, ma scusate, io fino a tanti anni fa, tanti, nemmeno poi tanti, ero sempre, comunque ho avuto tanti giocatori importanti. Allora bisogna ritornare a fare, non dico quello che si faceva un Batistuta, Rui Costa, quelli ormai sono tempi andati, però Fiorentina deve stare almeno in Europa League. Poi ogni tanto perché capita. Quella è la dimensione della Fiorentina. Infatti è quella. Allora, apro una piccola parentesi perché ci stiamo avvicinando alla fine del primo tempo di Roma-Napoli. Angelo, ti vedo molto attento, stai seguendo la partita. No, ho visto una scena che è stata un'interruzione perché stava ammonito l'allenatore del Napoli e due giocatori del Napoli, sia Osimhen che Calastrelli, sono andati da lui, li ha abbracciati, perché è stata una polemica, l'arbitro ha ammonito Mourinho, che francamente non c'entrava niente, su un fallo su Osimhen molto brutto. Insomma, ci sono stati dei momenti di tensione, però Mourinho ha riportato la calma perché ha abbracciato. Tanto nervosismo in campo, sì, molto, in c'è stato Roma-Napoli. Siamo sulle soldate di santa ragione. Ecco, Giulio, che ne dici? Apriamo il capitolo legato al calciomercato? Esatto, perché manca solamente una settimana all'inizio del calciomercato di riparazione e sono tante in realtà le operazioni che dovrà fare la Fiorentina, quasi in tutti i reparti. Una l'ha svelata lo stesso Vincenzo Italiano, vado da te Michela, perché si parla di terzino destro. In realtà la Fiorentina in quel ruolo ha tre giocatori, sono Caiode, Dodò e Pierozzi. Dodò sappiamo infortunato e dovrebbe stare fuori ancora per molto. Pierozzi, visto che proprio dalle parole Italiano c'è già un giovane in quel ruolo, Caiode, potrebbe partire alla ricerca di maggiore minutaggio e sembra che il primo acquisto di gennaio sarà proprio un terzino destro. Ma è una cosa che secondo me ha una logica ben precisa, perché ovviamente tu hai solamente Caiode, no? In questo momento, cioè tu hai Pierozzi, sì, però è giovane, mi dirai, anche Caiode è giovane, sì, però si vede già che è, ha uno è giovanissimo, l'altro è giovane. Sì, infatti, e poi ha anche una personalità diversa, no? E invece Pierozzi ha bisogno magari di fare quel tipo di esperienza, di giocare, di dimostrare, di mettere minuti sulle gambe anche in una squadra magari che lotta per non retrocedere, oppure in Serie B per poi insomma tornare a Firenze ed essere pronto. Quindi Dodò non si sa quando rientra, e poi quando rientrerà sicuramente avrà bisogno di un periodo di tempo per tornare al 100%, perché dopo un infortunio lungo così c'è sempre bisogno di tempo per rendere come prima dell'infortunio. E quindi secondo me è una scelta logica pensare a tornare sul mercato eventualmente per guardare su, per quanto riguarda un terzino destro. Sul calciomercato, insomma, sappiamo benissimo che i dirigenti spesso bleffano, perché è chiaro, no, che non è che ti vengono, certo, a raccontare, a dire i nomi, le operazioni, dire nomi, le operazioni o quello che hanno intenzione di fare. Quello che c'è stato comunque detto anche da Gio Barone è che la Fiorentina insomma è consapevole, è pronta, si farà trovare pronta, ma è consapevole che a gennaio è difficile rinforzarsi. Gaia, restando sul terzino destro, te sei tra quelli che darebbe ancora fiducia a Pierozzi o invece serve un altro nome sulla destra? Senti, allora intanto Pierozzi, come dicevamo, è alle prime armi, quindi insomma è giovanissimo, 2001, quindi ecco, la Fiorentina credo stia guardando anche altri profili, proprio anche alla luce del fatto che insomma i fronti sono tutti aperti, ora c'è la Conference, c'è la Coppa, c'è il campionato, quindi ecco, la Fiorentina ha bisogno anche di poter appunto avere una sorta di turnover con la squadra. Però appunto la Fiorentina sta programmando, è pronta, facciamo un passo indietro, ecco, gennaio cosa può offrire dal punto di vista del mercato, ecco, soprattutto poi andiamo a vedere anche in attacco, ritorna fortissimamente il nome di Dia, oggi Walter Sabatini ha parlato di Dia, dice se arriva l'offerta importante lo diamo via, in altre formule non ci pensiamo, quindi ecco, dobbiamo anche capire poi anche i vari impegni che ci sono tra la Supercoppa, ma anche la Coppa d'Africa che sì, porterà sì via tanti calciatori appunto. Tra l'altro, a proposito di terzino destro e di Salernitana, si parla anche di Mazzocchi, è un profilo che ti piace, Maurizio?
Mazzocchi è un ragazzo che secondo me, io quando l'ho visto giocare mi ha sempre fatto una bella impressione, ripeto, la Fiorentina è scoperta perché abbiamo dato, Caiote piace a tutti, ma è un ragazzo giovanissimo, quindi c'ha tanta pressione addosso, dietro di lui c'è Pierozzi che è un altro ragazzo che è giovane, viene da primavera, si prevede un lungo infortunio, un lungo stop per Dodò e quindi la Fiorentina ha bisogno di uno anche che diciamo sia un'alternativa, un cambio, se gli viene un raffreddore per esempio a Caiote che sta facendo comunque un bel lavoro pur essendo giovane, mi sembra un'ottima alternativa, Giulio, quella che tu dicevi, questo giocatore a me quando l'ho visto giocare mi ha sempre piaciuto, mi ha sempre fatto un'ottima impressione, Fiorentina deve comunque tutelarsi perché è scoperta su quella fascia lì, mentre sulla fascia sinistra sappiamo abbiamo due giocatori bravi, però sulla destra siamo scoperti. Pierozzi io lo vorrei vedere, però se ne parlava anche l'altra settimana, l'abbiamo detto tante volte anche sia con la Michela che anche con Angelo, sono ragazzi giovani, i giovani ragazzi vanno un po' aspettati, se no si rischia di bruciarli, magari io tutte le volte, e spesso è successo anche tra i tifosi, quando Caiota ha sbagliato una partita o Parisi ha sbagliato una partita ho sentito critiche feroci, ragazzi attenzione, sono due ragazzi, due profili importanti, però possono sbagliare, sono molto giovani, però sono giocatori che sono in nazionale, nelle rispettive appunto categorie, e quindi però la Fiorentina si deve tutelare, quindi io sono d'accordo ad andare a prendere un giocatore, nemmeno un profilo diciamo super, però ecco Giulio tu hai dato un'indicazione secondo me pertinente, perché Fiorentina c'ha già Dodò che è un ragazzo comunque che l'abbiamo visto quando sta bene fa la differenza, Caiote che è un ragazzo che sta venendo su in maniera importante, avere un'alternativa che comunque non faccia rimpiangere quando mancheranno appunto questi ragazzi, secondo me questo profilo è importante. Aggiungerei, poi magari non ce lo dicono, un centrocampista e un attaccante, e perché Zola ecco. Purtroppo... Io vado un attimo da Angelo e ti faccio, Angelo, una domanda un pochino più generale. Se tu fossi un dirigente della Fiorentina, ecco, dove andresti a rinforzare la rosa? Te, Angelo. Io? Nell'attaccante. Attaccante punta o attaccante esterno? No, attaccante punta, perché io però il calcio lo vedo a modo mio, ho una mia visione. Il calcio è fatto, io l'ho sempre insegnato così, un buon portiere, un buon difensore centrale, un buon centrocampista, un attaccante, poi ci costruisci la squadra intorno. Io, se non dovessi chiedere a me, ma non sono il direttore della Fiorentina, o come vedi il calcio io, cercherei un attaccante. Perché la Fiorentina, l'ho già detto prima, mi pare che abbia fatto 25-26 gol, magari siete più precisi voi, di cui gli attaccanti ne hanno fatti pochissimi. Allora io andrei a rinforzare, voglio tentare di andare in Europa League, o comunque un tentativo, perché comunque le squadre che stanno là, escluso i primi due per ora, che sono avanti, il resto sono tutti lì alla portata, non è che passi una partita e la puoi agganciare. E che attaccante trovi a gennaio? Che ti va anche in doppia cifra, perché se tu vuoi raggiungere... Poi da attaccante hai speso 25 milioni per Beltrán e 15 per quell'altro, 40 milioni, con 40 milioni avrei preso un attaccante di peso importante. Poi questo se mi sta chiedendo a me come direttore, ma io non sono direttore sportivo. No, ma io volevo sentire proprio la tua opinione. E vedo il calcio a modo mio, loro invece cercano giustamente, hanno ragione, perché penso di avere bisogno di un terzino, giusto, ma io penso invece che la Fiorentina la prima cosa che dovrebbe fare, dovrebbe andare un attaccante, spendi soldi, hai speso 40 milioni per due attaccanti. Figlio mio, se tu vuoi entrare in Coppa o avere la sicurezza di entrare in Coppa, perché vorrei ricordare sommessamente, senza far arrabbiare nessuno, che la Fiorentina quest'anno non è andata in Coppa, perché la Fiorentina non è che è andata in Coppa, la Fiorentina c'è andata perché... poi ne parliamo dopo, cioè Fiorentina ha detto se rinunci ti fa la multa, perché se no la Fiorentina non c'era, cioè per andare in Coppa bisogna andare nei primi sette, anche l'anno scorso si è giocato l'ottavo posto col Torino all'ultima giornata, perché questo è, per ricordare, sempre serenamente, perciò se tu vuoi fare questo salto in avanti devi comprare un attaccante, sei ora nella posizione dove siete tutti lì, c'è una grande opportunità, perché le squadre che stanno lì, Napoli, Milan, Bologna, sono tutti lì, sono a 30 punti, 31, voglio dire, hai l'opportunità importante per fare il salto di qualità. Io l'investimento lo farei su un attaccante, però è una mia opinione. Certo.
Gaia, poi te parlavi anche della Coppa d'Africa. Sì, Zola e Kwame potrebbero appunto porterà via appunto dei calciatori, quindi va visto anche questo aspetto, va considerato. No, io invece volevo riallacciarmi ad Angelo. Io mi sono segnata Lautaro 15 gol, Berardi 9 e poi sotto anche Jack e Gonzales 6 gol. Ecco, oggi dove vai a prendere un attaccante che magari ti risolve la partita e ti fa la doppia cifra? Cioè, una chance in più a Beltran, cioè i gol che abbiamo visto, è il gol dal numero 9, cioè lui si è trovato lì. Ora, l'errore del portiere, ok, però lui era lì. Non è, quindi, non, cioè, non, i numeri non è, ci sono la dal mia opinione, 9. Però se tu sei contento io me lo dico adeguatamente. No, sto perlomeno Beltran e Nzola, cioè la società ha fatto capire che insomma, ha voluto investire su di loro, sì, sì. E vuole continuare in questa direzione, quindi... Se poi tu trovi un attaccante che ti segna tanto, che è libero sul mercato, che lo può prendere la Fiorentina... Berardi, l'ha detto prima te. La Fiorentina si aspettava un rendimento maggiore di Nzola per dare modo a Beltran anche di crescere. Sì, ma guarda, si ritorna sempre lì. Io ne abbiamo parlato, ripeto, lo ridico per l'ennesima volta, quest'estate un Giulio, estate caldissima, eravamo spesso collegati anche col Viola Park sul mercato. Io ho sempre detto, Beltran non è un centravanti, come non lo era Jovic. Jovic, guarda casa, al Milan sta facendo bene. Quando io vi dissi, attenzione a Jovic, perché viene impiegato da italiano nella maniera sbagliata. Anche Beltran non è un centravanti. Non me lo puoi mettere spalla alla porta, come facevi anche con Jovic. Jovic ha una struttura però diversa, perché è più alto e più massiccio, di testa spesso segnava. Però la Fiorentina, due centravanti veri, sia Cabral che Nzola, li ha sbagliati tutti e due. Io parlo di numeri 9, Beltran e Jovic non sono due numeri 9, lo ridico per l'ennesima volta. Quindi la Fiorentina deve andare a prendere un centravanti, un numero 9. Berardi però è un giocatore che io stravedo come tanti fiorentini, come tanti, non è un centravanti nemmeno lui. Però abbiamo visto che la Fiorentina, anche se non ha un numero 9, sta riuscendo a capire, riuscendo ad adattare l'attacco con i vari esterni, i vari inserimenti, in modo che comunque la squadra prende già meno gol. Beltran sta segnando, perché se ci avete fatto caso non gioca più spalla alla porta, fa dei movimenti differenti, e come li faceva Vlahovic, perché Vlahovic i primi tempi spalla alla porta non segnava nemmeno lui con l'italiano, poi cominciò a rientrare a centrocampo, ripartiva 20-30 metri e venne fuori il Vlahovic che poi fece 30 gol nell'anno solare. Quindi è un discorso che il centravanti adesso, a gennaio, lo vorrei anch'io uno bravo, però Zapata ce l'ha al Torino, Scamacca ce l'ha all'Atalanta, Zirkzee ce l'ha al Bologna. Chi vai a prendere adesso? Ecco, Zirkzee per esempio, mi ricorda molto il Vlahovic della Fiorentina, il secondo Vlahovic, non il primo. Torna a centrocampo, lotta, sgomita, parte in velocità e va via. Ecco, Vlahovic faceva questo nella Fiorentina, cosa che non sta facendo nella Juventus adesso. Però, per concludere, dico, io Berardi lo prenderei a occhi chiusi. Ma quanto è che dico? E metti Nico Gonzalez a sinistra. Perché avere Berardi in questa formazione vuol dire mettere Nico Gonzalez a sinistra, dove quest'anno ha faticato sempre. Però Giulio, ricordati una cosa, io la penso così. Quando hai piedi buoni nel calcio, non importa dove stai, l'importante è che tu però comunque... è un dato di fatto che Nico Gonzalez a sinistra sta faticando, Maurizio? Sì, ma infatti a sinistra Nico Gonzalez, l'ho detto anch'io tante volte, non può giocare. Allora prendere Berardi e Nico Gonzalez va a sinistra. Per questo secondo me Berardi ora anche basta con questo nome. Tanto non ci viene, in più però, in questa Fiorentina non è dato. Però no, Berardi la Fiorentina sicuramente non lo prende, perché sappiamo, questo ve lo dico io lo vorrei, ma non. Ma può essere anche un'alternativa a Nico Gonzalez, perché non è che può giocare tutte le partite, Nico. L'anno scorso abbiamo fatto 60 partite. Non so se Berardi viene per fare la riserva. Però io non sono tanto d'accordo su questa. Per me quando uno è bravo può giocare. Vittoria, posso sommessamente? Certo. Prendo atto, ma per le nostre ambizioni, che la Fiorentina non ha bisogno di un attaccante. Io prendo atto. No, nessuno ha detto che non ha bisogno di un attaccante. È che è difficile prenderlo, Angelo, a gennaio. Trovare. O fai come la Juventus che dà 80 milioni. Si parla tanto della Fiorentina che ha venduto Vlahovic. Se arriva il Manchester United e offre 50 milioni a Zirkzee a gennaio, il Bologna lo vende. Quindi, secondo me, senza, non so cosa ne pensi, ma senza un'offerta, diciamo, irrinunciabile come è stata quella della Juventus, poi gli attaccanti forti a gennaio. Napoli, che non trova spazio, che un attaccante che 12-13 gol in costante sempre, c'è già stato a Firenze. Un ritorno, quindi. Si è fatto una grande crescita. Corriere dello sport ha parlato. Ha fatto una grande crescita, sto ragazzo.
giovane, forte, migliorato. Anche Muriel è in forma. Anche Muriel. Ma di tutti i giocatori che sono già stati a Firenze. Qualcuno che non è stato a Firenze. A volte ritornano. A volte i ritorni, io sono sempre contrario ai ritorni, ma al di là di questo io penso che i giocatori che sono già stati a Firenze e hanno avuto un'esperienza per loro non propriamente positiva, perché comunque insomma sono, come sono arrivati sono vabbè partiti. Però avevano una guida tecnica diversa, sì, magari, è vero. Però bisogna vedere, cioè il Napoli sta giocando comunque, ora non guarda che il Napoli è in classifica, è dietro di te, però Simeone, ho sentito parole al miele nei confronti del Napoli e della piazza di Napoli. Senza dimenticarsi che il Napoli perde per un mese e mezzo Osimhen. Esatto, quindi voglio dire, gli attaccanti ne ha bisogno. Io non credo che Simeone sarebbe sicuramente un profilo giusto per la Fiorentina, ma non credo che insomma ci sia tanta voglia da parte di un giocatore come Simeone. Ma anche i club si vogliono privare dei club di privarsi di un giocatore. Poi tutto può succedere nel calcio, però arrivare a prendere a gennaio un attaccante che conosca bene il calcio italiano, perché che tu devi prendere un attaccante che già conosce il calcio italiano, se no è inutile, e che ti garantisca... Non ci deve essere una fase di adattamento. No, e che ti garantisca quei numeri importanti che ti fanno la differenza, è difficile. Poi se la Fiorentina va con i soldi in mano, magari può prendere qualcuno importante, ma non credo che questa Fiorentina vada con i soldi in mano a gennaio. Continueremo a parlare di calciomercato, adesso però ci fermiamo ancora per qualche minuto e poi seguiremo tutto il secondo tempo di Roma-Napoli. A tra poco. Buono davvero, se lo è per tutti. Per questo l'eccellenza Fiorfiore Coop del salmone selvaggio affumicato è al prezzo speciale di 4 euro a confezione. Una buona spesa può cambiare il mondo. La Coop sei tu. Chianti Banca, la profonda conoscenza del territorio, il rapporto diretto con le comunità, una banca attenta e sensibile alla sostenibilità sociale e ambientale, una banca che guarda e si rivolge al mondo dei giovani, una banca che impiega risorse dove raccoglie valori e risparmi. Chianti Banca. Persone, territori, valore. Chianti Banca. I nostri migliori auguri di buone feste. Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGIL. Unisciti a noi. We'll be right back.
E allora continuiamo a parlare di calciomercato, visto che manca circa una settimana, e parliamo, si parla tanto di attaccanti, di reparto offensivo, però in difesa? Un quarto centrale al posto di Gerry Mina, che fino adesso l'abbiamo visto benino, diciamo, contro nell'ultima partita vinta dalla Fiorentina contro il Monza, però forse qualcosa là dietro serve, Maurizio. Sì, sì, anche perché avete visto che spesso Ranieri, pur insomma facendo molto bene, ha degli infortuni muscolari. Quarta a me come centrale non mi dà garanzie, a livello difensivo parlo. Milenkovic adesso sta andando un po' meglio rispetto a come aveva fatto fine stagione, inizio di stagione, però io un altro centrale lo prenderei. Però soprattutto un altro centravanti lo prenderei, però soprattutto poi noi avremmo bisogno tanto di un centravanti, perché come dicevi tu, Giulio, purtroppo Nzola in questo momento... Abbiamo provato anche a dargli dei consigli, no? Quanti appelli hai lanciato? Anzola? Con Beltran sembra sia andata bene, perché sta facendo gol. Io dico solo un'altra cosa su Nzola. Se magari ci segue, gli do questo consiglio. Io me lo ricordo quando lui giocava... Allora, non è un top player, l'abbiamo visto, però io lo seguivo anche a Trapani, con Italiano, Gaia. Mm-hmm. Lui era un ragazzo che lottava, andava a centrocampo, tornava, faceva sportellate. Non lo sta facendo più, spesso io lo vedo osservare la partita, lui deve ricominciare a lottare, non è che la Fiorentina, io posso capire che per lui è un punto d'arrivo, però lui invece deve capire che per giocare nella Fiorentina, dove i tifosi e in genere l'ambiente è molto esigente, tu te lo devi sudare la maglia, e lui in questo momento non lo sta facendo. Ricomincia a tornare a centrocampo, dai mano, come sta facendo Zizé. Noi lo diciamo tante volte, sto ragazzo, io mi ricordo la partita di Firenze, ma insomma l'ho visto tante volte, è uno che torna, va in difesa, va a centrocampo, dà mano, dà fastidio sempre agli avversari. Bisogna sempre non sentirsi arrivati nel calcio. E anche a Monza non è che abbia fatto sicuramente un'ottima partita. Mbalanzolà. Ah, ci colleghiamo però, proprio per tornare sulla sfida di Monza, a chi era in Brianza a seguire la partita, ovvero Matteo Dovellini. Ciao Matteo, buonasera. Buonasera Giulio, buonasera Vittoria, buonasera a tutti. Ciao Matteo. Allora, visto proprio per il motivo per cui eri al U-Power Stadium, ti chiediamo un po' che gara hai visto, come ti è sembrata questa Fiorentina che comunque strappa i tre punti pur faticando, pur diciamo in maniera non troppo semplice, però l'importante è che la Fiorentina ha raccolto questi tre punti. Sì, sì, fondamentale, sicuramente pensando anche alla gara dell'anno scorso proprio a Monza, no? Ti ritrovasti in vantaggio per 2-0 e poi subito la rimonta per 3-2, è un po' quello che sta accadendo ieri con l'occasione di Coné poi sciupata, la Fiorentina ha avuto l'occasione per andare sul 2-0, è stata molto brava perché ha tenuto botta, l'ha fatto contro una squadra del Monza che evidentemente non è in forma in questo momento e Palladino l'ha spiegato anche a fine partita, però sono quelle gare Giulio che a fine stagione effettivamente poi tu senti sulla classifica, perché sono tre punti pesanti. Il Bologna oggi ha vinto, però è la vittoria di ieri dà ancora più peso alla classifica, perché vincere con il Bologna che tiene il passo vuol dire che te rimani lì, rimani in scia. Ecco Matteo, abbiamo sempre rimproverato alla Fiorentina di non essere capace di gestire il vantaggio. Ieri però è riuscita a gestire senza prendere gol contro un Monza che sicuramente non ha fatto vedere la versione migliore di sé, che però è una squadra che è riuscita a mettere in difficoltà anche le big durante il corso della stagione. Sì, è vero Vittoria, il fatto che la Fiorentina non abbia subito gol è fondamentale, è la seconda gara di fila in cui questo accade, è un momento in cui Italiano sta registrando un po' la difesa, ha trovato in Ranieri un interprete ottimo della fase difensiva, ma ha trovato secondo me anche la quadra in mezzo al campo, perché Arthur e Duncan ormai sono arrivati a dei livelli insieme sia di fase di non possesso che di fase di impostazione che è quasi ottimale, dico quasi perché ancora manca qualcosa, però l'Arthur visto ieri anche in fase difensiva, se non erro, è stato uno dei calciatori che ha recuperato più palloni insieme a Milenkovic, ti fa capire come questa Fiorentina stia crescendo anche sotto l'aspetto della fase difensiva, della fase di non possesso, che è uno dei punti che mancava a questa squadra.
Ecco, parlavamo dell'importanza del risultato viste anche le assenze di Bonaventura e Nico Gonzalez, però come dicevi tu forse ieri Arthur ci ha dimostrato che è lui la vera pedina fondamentale di questa squadra e ce l'aveva già fatto vedere dopo essere entrato contro l'Hellas Verona e aver di fatto cambiato la gara. Sì, è quel calciatore in questo momento, Vittoria, che ti dà il ritmo, no? Che ti dà le geometrie, ti dà quello che è anche il disegno in mezzo al campo. È un calciatore del quale tu non puoi fare a meno, fondamentale, non è chiaramente ancora al 100% perché Arthur al 100% è un calciatore stratosferico, però sta iniziando a dare continuità a prestazioni di livello, di qualità assoluta, e questo fa ben sperare perché poi è un calciatore che aveva bisogno di questo, aveva bisogno di sentirsi a suo agio in un sistema di gioco che, bisogna dare atto qui a Vincenzo Italiano, è costruito attorno a lui, cioè nei due davanti alla difesa, con Duncan in questo momento accanto ad Arthur che spezza un po' il gioco degli avversari e con Arthur che è più libero anche di avanzare e di costruire. Matteo, una curiosità, visto che eri allo stadio ieri sera, la reazione di mister Italiano al gol clamoroso sbagliato dai Conè? Guarda, ti svelo una curiosità, Giulio. Ieri ero in tribuna stampa accanto a Mecciana, analista della Fiorentina, quindi anche a Paolo Riela, no? Per esempio, che è uno di coloro che analizzano, riprendono la gara e la commentano in diretta proprio con lo staff tecnico e con Vincenzo Italiano. E la reazione al gol fallito di Conè è una reazione che puoi immaginare, ma che non ti posso dire. Esattamente, e così come tra l'altro è stata un po' la reazione da parte di tutti, perché io ho visto anche i calciatori in campo, insomma, l'ultima cosa che ti aspetti è il recupero di D'Ambrosio su un gol già fatto. In quel momento lì, Giulio, purtroppo Iconè si è spento perché ha fallito l'occasione d'oro, aveva iniziato benissimo e è andato un po' in confusione. Però te sei andato in conferenza stampa, Italiano l'ha difeso molto, eh? Sì, perché poi nel gol sbagliato dai Conè, in quell'azione, secondo me c'è il manifesto di Jonathan Conè. C'è un talento straordinario, cresciuto insieme, non è un caso, a Mbappé, dallo stesso settore giovanile. Le carriere poi si sono divise, no? Ma si sono divise non a caso, in questo senso, perché Iconè non è mai riuscito a dare continuità sotto porta come l'ha fatto poi a un certo punto Mbappé, ma le qualità tecniche, le qualità nello strappo, nella rapidità, ieri 35 km orari fatti registrare da Iconè, è un calciatore che pochi altri, no, hanno questa qualità in Serie A. Certo. È certo la mancanza di concretezza sotto porta, Giulio, è quello che divide poi il talento vero dal campione. Ecco Matteo, ci stiamo avvicinando all'apertura della finestra di mercato invernale, quindi ti chiedo un po' quali sono le tue sensazioni sia per quanto riguarda il mercato in entrata ma anche quello in uscita, e in particolare ti chiedo di Brecalo. Sì, secondo me Vittoria è il calciatore che partirà, che andrà via a gennaio, non so se definitivo o in prestito, è l'esterno che andrà via per far posto a un altro rinforzo là davanti. E penso anche un laterale difensivo a destra sia sufficiente, sia importante, perché Caiode sta facendo tante gare, è la prima stagione da titolare, la prima stagione in Serie A per un ragazzo che ha 19 anni e non ha in questo momento un ricambio, perché poi Parisi l'ha fatto per qualche partita ma non è una situazione che può riproporre Italiano in questo momento, e questo pesa perché poi anche Caiode in questo momento non ha, come dire, anche forse il tempo di poter sbagliare come dovrebbe sbagliare un ragazzo di 19 anni, quindi un laterale difensivo fondamentale. Queste due pedine sono fondamentali. Pierozzi penso che potrebbe partire per andare in prestito, così come Brecalo. Matteo, noi ti ringraziamo e ti aspettiamo anche qua in studio, ormai anno nuovo, però un sabato sera ce lo dovrei concedere. Colgo l'occasione per farvi gli auguri a voi e chiaramente alla trasmissione, alla redazione e a tutti coloro che sono in studio. Matteo Dovellini, grazie mille, buon Natale anche a te, buone feste. A presto. A voi. Ciao Matteo. Michela, stavamo parlando quindi di Brecalo. È l'unico giocatore che forse non è mai riuscito a inserirsi bene all'interno del gioco d'Italiano e nell'ambiente anche della città. Sì, sì, sinceramente sembra un po' un pesce fuor d'acqua in questo gruppo. Peccato, perché comunque la Fiorentina ci aveva, insomma, puntato, era un giocatore che, insomma, poteva in una piazza come Firenze dire la sua, non, questa cosa
cosa non è stata possibile, perché comunque sono state veramente poche le sue apparizioni dove ha fatto vedere qualcosa di positivo, quindi credo che sia uno dei probabili partenti a gennaio, ed è per questo che ovviamente anche Maurizio dice che probabilmente la Fiorentina potrebbe tornare sul mercato anche per guardare a un esterno, anche perché non ci dimentichiamo che Vincenzo Italiano chiede esterni molto spesso, cioè sono i giocatori fondamentali per quello che è il suo gioco, quindi evidentemente se dovesse lasciare la Fiorentina Brecalo mancherà un esterno e la Fiorentina proverà ad andare sul mercato per eventualmente rimpiazzarlo e magari migliorare la rosa. Detto questo, il mercato, io non so quante operazioni di mercato riuscirà a fare la Fiorentina in questa finestra di gennaio, come tutte le squadre del resto, perché comunque a gennaio sono state sempre poche le operazioni che sono andate in porto e che hanno operazioni soprattutto i giocatori che poi sono andati a fare la differenza. Uno è stato Vlahovic poco tempo fa, sì. Uno è stato Salah proprio a Firenze, che sinceramente quando arrivò fece la differenza. Poi vado a memoria, ma negli ultimi anni quanti sono stati i giocatori arrivati nel mercato di gennaio che hanno cambiato la marcia? Pochi davvero. Ma te, Angelo, ti aspettavi questa difficoltà da parte di Brecalo dopo quanto fatto vedere soprattutto a Torino, dove sembrava veramente un ottimo calciatore? No, io penso che alcuni giocatori non si riescano a inserirsi in alcune squadre, probabilmente non si adattano a quel tipo di gioco, l'ambiente, ci sono tanti componenti, cioè voi prima avete parlato per esempio di Koné, è un altro giocatore che quando giocava in Francia ha fatto la Champions, era un giocatore sicuramente apprezzato, venuto a Firenze con tante prospettive. Ha la sfortuna di sbagliare sotto porta. Come hai reagito te al gol sbagliato? Beh, è incredibile, ma sai, nel calcio sbagli un attaccante, uno in quel modo, si demoralizza, perché certo. L'attaccante vive per il gol, se non fai il gol va in confusione, e così anche questo Brecalo, mi pare le opportunità le ha avute, e ha sbagliato diverse partite, magari anche in un momento, poi sai, le partite sono combinazione, il calcio è una combinazione, ti cambia tutto, basta un secondo, e mi pare che non si sia inserito bene a Firenze. Adesso è diventato il quarto, il quinto di riserva, quello che ho capito, diventa difficile. Però vorrei ricordare anche vi sempre sommessamente che qualche settimana fa, in questa trasmissione, voi ricordate bene, Sottili lo volevano crocifissare, vi ricordate? Avrebbero crocifissato, non è più adatto, la gente scriveva via, deve andare da un'altra parte. Poi Sottili ha risolto diverse problematiche facendovi il gol sia in Coppa, sia in Coppa Italia e sia anche in campionato contro la Salernitana. Esatto, voglio dire, sai, i giocatori sono momenti, Sottili che io ritengo sia un buon giocatore, anzi un ottimo giocatore che può crescere, non so se la sua crescita si è fermata o meno, questo non te lo so dire perché bisognerebbe vederla allenare, però a Firenze, ricordo qui in questa trasmissione, Giulio e Vittoria, voi ricordate che tutti lo volevano cacciare via il giorno dopo, poi ha risolto diversi problemi, cioè bisogna stare attenti con i giocatori, sia esaltarli o meno, talvolta sono anche nei momenti della squadra, magari la squadra gira meno, Brecalo è entrato in un momento la squadra girava un po' meno, la Fiorentina ha avuto quelle 4-5 sconfitte di fila che hanno cambiato, l'ha messo molte volte in quelle 4-5 sconfitte e adesso è dietro. È sicuramente un giocatore che ormai forse bisognerebbe cambiare aria a Firenze. Sì, sembra che si avvicina a un ritorno in patria, o perlomeno la Dinamo Zagabria si sta facendo avanti e soprattutto vuole anche fare minuti per giocarsi l'europeo, insomma, certo. Se Firenze certo. Non gli offre l'opportunità di farsi rivedere, la valigia insomma è pronta. Leggevo i messaggi, ce n'è uno molto carino che dice che se la Fiorentina avesse avuto Lukaku magari sì. Si andava per lo scudetto, insomma, insomma. Però la Roma in realtà un campionato così scarso, esatto. Poteva succedere qualunque cosa con una punta da 25 con la stagione. In realtà comunque intanto sono 0-0 Roma e Napoli. Con Lukaku e Dybala la Roma Lukaku è dietro, non sono andati in gol. Com'è? Con Lukaku e Dybala però la Roma è dietro, Ah, è vero, è vero. Però hanno avuto tantissime merito fortune, all'allenatore. Bisogna ringraziare anche il fatto che, cioè ringraziare, in caso loro no, loro hanno avuto tantissimi infortuni la Roma, giocatori importanti, anche Dybala, voglio ricordare che contro la Fiorentina si fece male. Meno insomma, male. Appunto, perché sennò la partita probabilmente avrebbe avuto una storia diversa. Però i giocatori spesso, io parlo di giocatori che fanno la differenza, la fanno a livello mentale.
Io perché tante volte, ora faccio gli annunci spesso qui, Giulio, perché secondo me c'è diversi casi nella Fiorentina di giocatori che hanno paura, non lo so, se forse la piazza di Firenze, perché per esempio Mbappé è andato nelle squadre importanti e il nazionale ha fatto la differenza, ma perché? Perché il giocatore ha preso consapevolezza, spesso è la testa che fa la differenza, che ti fa diventare un fuoriclasse oppure rimanere un giocatore mediocre o comunque nella normalità. Io a volte lo guardo con lo guardo in faccia mentre gioca e è impaurito, come Nzola, stessa cosa Nzola. Quante volte ho detto, Nzola non è nemmeno l'ombra del giocatore che faceva sportellate con lo spezzo, c'era Igor, mi ricordo, a Firenze gli fece fare 3 o 4 metri, gli dava delle spallate ma andava via. Ora Nzola spesso lo vedi, lo guardi in faccia, cioè anche questa fotografia è sintomatica, si vede che il giocatore dal viso è preoccupato, è quasi impaurito. E questo secondo me... Però dei miglioramenti li abbiamo visti. Sì, perché? Perché sicuramente l'allenatore ha lavorato, perché l'italiano cerca di entrare nella testa, cerca di spronarli, magari anche con le cattive, perché delle volte ci vuole il bastone, non la carota. Icone è stessa cosa. Icone, se andate a vedere, il ragazzo fa tutto bene. Sottil, come dicevamo, quante volte gli aveva detto Sottil salta l'uomo, velocità gli va via, poi arriva davanti alla porta e spesso sbaglia. Ecco, sono giocatori che si possono recuperare, perché secondo me è un discorso mentale, non è un discorso tanto tecnico. Per la Fiorentina sono giocatori che vanno bene. Brecalo fece quel gol a Napoli in una partita dove tutto andò bene, poi ha sbagliato le partite successive. Ecco, però ripeto, lo dico anche a mister italiano, spesso bisogna lavorare sulla testa dei giocatori. Beltrán, per esempio, è un ragazzo che, hai visto, era criticato la posizione e tutto, però ora sta venendo fuori. Ma a proposito di Brecalo, una provocazione, no? Sì. Per Sottil, Brecalo, gli stessi attaccanti, che Icone, Kwame, tutti tutti quanti. Quanto conta la continuità, cioè giocare 10 partite consecutive? Vero. Vero, certo. Anche questo. Penso che questo ora Nzola le ha giocate, no? Perché comunque era lui all'inizio della stagione il centravanti della Fiorentina, italiano aveva scelto, anche perché comunque lo conosceva già, Beltrán era arrivato dall'Argentina, insomma tutti i motivi che conosciamo, però tanti giocatori di questa Fiorentina 10 partite consecutive non le hanno giocate. E questa è colpa dell'allenatore, lo sai, perché l'ho detto tante volte, quando mi metti a centrocampo, con tutto il rispetto, perché lui è uno che fa giocare tutti. Se voi andate a vedere le formazioni che ha fatto, sì, 130 su 130, tutte diverse. Appunto, Giulio, i numeri parlano chiaro, lui cambia sempre. Ci sono dei giocatori, come dicevi tu, Michela, che stare fuori entrano e magari fanno la differenza, certo. Altri che si demoralizzano. Ci sono i giocatori che comunque sia stare sempre allerta gli fa bene, no? Perché probabilmente l'italiano, a parte il fatto che hai 3 competizioni e quindi lui cerca di far girare determinati giocatori per far giocare tutti nel momento opportuno a seconda dell'avversario, esatto, è pensato, non è che si sveglia una mattina e dice guarda te oggi, è pensato e logico, che quando un allenatore fa una scelta, a mio modo di vedere, è sempre ponderata, però è anche vero che magari c'è qualche giocatore che invece risente della mancanza di continuità, è soggettivo, però soprattutto il fattore tempo. Quanto tempo ti puoi permettere di avere per aspettare certi giocatori? Esatto. Cioè, alla luce di questa intensità del calcio, delle partite 3 a settimana, quindi c'è anche un discorso tempo e soprattutto anche per i giovani stessi è un fattore determinante. Angelo, a proposito di queste 130 formazioni cambiate su 130 partite, lo leggi come un pregio o un difetto? Ma è un pregio, perché voglio dire, ci sono molti allenatori che fanno, magari lui italiano è stato quello che l'ha cambiato più di tutti, ma sai, quando cambi spesso, allora se tu hai 7, 8, 11esimi fortissimi in squadra, normalmente cambi quei 4, 5 pochissimo e poi la squadra è telaio, rimane questo. Quando sono giocatori che sono tutti, diciamo, escluso Nico Gonzalez, che io ritengo che sia una categoria superiore quando sta bene, perché quando sta bene è un giocatore diverso. Il resto sono giocatori, a parer mio, della Fiorentina, che sono di un livello quasi tutti uguali. Cioè li cambia perché probabilmente lui l'allena durante la settimana, vede i giocatori
quelli che sono, quante volte l'abbiamo detto, quelli che sono più in quel momento più in forma, li cambia. E i risultati con la squadra che ha avuto ha dato ragione a lui, c'è poco da fare. Noi possiamo fare i ragionamenti, siamo qui giustamente per commentare e fare le nostre, dire le nostre idee, ma il risultato ha dato ragione a lui, ha cambiato la squadra e ha indovinato, ripeto, le ultime due partite senza quattro titolari, che sembrava la fine del mondo. Mentre le partite prima non andavano bene, queste partite ha vinte tutte e due, ha portato il risultato a casa. Ciò sai, talvolta, e l'intrenatura della squadra, certo, poi per fare il salto di qualità ci vuole i campioni. Quando c'è Nico Gonzalez, poi alla lunga le partite te la risolve lui, entra, te le risolve lui, Jack Bonaventura, ci sono due o tre giocatori che sono di un livello superiore. Ma quando hai giocatori che sono un livello, diciamo, quasi tutti alla pari, va bene, cambia la squadra, cambi in continuazione l'assetto. Poi per trovare un assetto, guarda Giulio, e te lo dicono le grandi squadre, non voglio nominare, potrei fare, sennò qua vorrei scaldare gli animi se si nomina altre squadre, ma ci sono delle grandi... Anche perché questa è una trasmissione in cui si parla di Fiorentina principalmente. Sì, quindi le altre squadre, ragazzi, non si possono mettere siccome tira le frizzatine, no? Io rispondo, perché lui tira le frizzatine e non è educato fare così, eh. Vabbè, non è educato. Non ricominciamo. L'ironia, ve lo chiedo per favore. Vorrei fare ironia, però io vorrei che nessuno tira le frizzatine. Io dico le mie opinioni. Se voi non avete la pazienza ad ascoltare, capisco che c'è un clima, che voi siete di quel clima che non ascoltate, pensate e fate tutto per conto vostro, lo capisco. Io sono abituato un po' diverso. Ora scusa, Giulio me lo fa dire, perché ora adesso me lo fa dire, perché io, siccome non ho rotto nessuno, io dico le mie opinioni, non è detto che ho la verità, quegli altri si tengono le sue, io su quegli altri. Ma io non derido quando parlo. Ma io non derido nessuno. Tu deridi tutti. Ma questo lo dico, questa allora, è la tua opinione. Allora, facciamo una cosa. Chiudiamola, io. Perdonami, sei un politicante, non ricominciamo. Io non derido nessuno. Io chiedo alla regia se possiamo andare in pubblicità. Io dico la mia, però, ragazzi, questo. Vai, pazienza, perché sennò. Se non dobbiamo dire la mia, facciamo una cosa. Sport. Sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. L'Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture, certificata con attestazione SOA OS8. La ditta Traversi Romano si occupa della raccolta, recupero e stoccaggio al coperto di rottami ferrosi e non di ogni tipo. Le aziende possono conferire i loro scarti metallici direttamente da noi oppure usufruire del nostro servizio di comodato gratuito sui container. Non solo, ci occupiamo noi di tutta la documentazione necessaria e del rilascio dei certificati a norma. Siamo della ditta Traversi Romano di Settimello, che commercia in rottami. Siamo lieti di accogliervi in sede. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%.
Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese, vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. E come ogni sabato è arrivato il momento delle pillole di Pollina, quindi chiedo alla regia di mandare la sigla. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Angelo. Beh, mi pare che questa settimana la prima pillola da dedicare è la sentenza della Corte Europea per quanto riguarda la cosiddetta Superlega. Io vorrei ricordare che quando parlammo qualche anno fa di questa roba di là, che la Superlega è nata male, era sbagliata quel modo di impostare allora la Superlega, ma il momento che hanno fatto ricorso alla Commissione Europea è evidente, perché c'è la libera concorrenza, è su tutti i campi, non è che può essere la gestione dell'UEFA e della FIFA fatta ultimamente, non voglio adoperare parole pesanti, è stata fatta in un modo arrogante, cioè hanno cercato di fare business cercando di penalizzare le squadre. Se tu pensi alla Conference League, fanno giocare 40 squadre, gli danno pochissimi soldi con dei viaggi lunghissimi solo per fare i loro interessi, il business, sì o meno, capite che questa sentenza sconvolge il calcio. Vi rubo solo 30 secondi dicendo che va trovata sicuramente un accordo tra la FIFA, l'UEFA e questa sentenza, altrimenti veramente il calcio prende un brutto andazzo. Però finisco così: per trovare l'accordo, chi ha fatto la guerra, come ha fatto Ceferin quell'altro, non è che può trovare l'accordo. Normalmente chi ha fatto la guerra si deve mettere da parte per trovare un nuovo assetto nel calcio, per salvare il calcio, altrimenti il calcio ormai ha preso un andazzo, secondo me, che va verso un certo binario. La seconda pillola la dedico un po' all'Inter, perché in settimana la cosiddetta corazzata dell'Inter ha preso una bella buccata in Coppa Italia, dove insomma, voglio dire, l'ha vinta gli ultimi due anni, pensavamo di vincerla. Questo cosa voglio dire? E lo si è visto anche stasera con il Lecce, che poi alla fine l'ha portata in fondo, ma c'è stato un momento anche con il Lecce, al di là delle polemiche o meno, l'Inter lo poniamo da diversi giorni, ha 7 giocatori superiori a 35 anni. E purtroppo quando hai giocatori superiori a 35 anni, sicuramente di grande esperienza, il rischio è, infatti il mio è un punto interrogativo, cominci a perdere colpi, perché il rischio è a lungo andare tante partite e poi alla fine me li fai a pagare. La terza pillola invece penso che sia la pillola dolce, che bisogna dedicarla al Bologna, come già avete avuto modo di dire voi, perché il Bologna non solo ha un'ottima squadra, un ottimo allenatore, gioca anche un bel calcio, ma vince giocando un calcio prendendo pochi gol. È la terza difesa del campionato Bologna, perché questo poi alla fine, quello che voglio dire, è la terza difesa del campionato e la sta veramente facendo un campionato eccellente. Attenzione, perché Bologna può dare fastidio sicuramente nei primi quattro, in Bologna darà molto fastidio, perché Bologna è una squadra che la batti male, gli fai difficilmente gol, perde pochissime partite, ha perso solo due partite. Sì, contro Milan e Fiorentina. Contro Milan e Fiorentina, attenzione, perché è una squadra importante e anche in Coppa Italia, non so quale sarà l'avversario di Bologna, ma la Fiorentina. Fiorentina-Bologna intorno al 10 gennaio. No, è un discorso difficile, perché Bologna è una partita persa ai supplementari, riuscita con due giocatori che sono fortissimi, anche degli ottimi giocatori, perché io non penso che Bologna si possa dire, la lancio lì, che sia una squadra solo dell'allenatore, anche dei giocatori importanti, l'ha saputo azzeccare, ma giocatori importanti che giocano un bel calcio sono fortissimi.
Questa... Allora, grazie Angelo per questi interessanti spunti. Io partirei da quello sulla Superlega, perché come hai ricordato tu, la Corte di Giustizia Europea si è espresso stabilendo che FIFA e UEFA non possono imporre sanzioni a chi decide appunto di partecipare a tornei alternativi. Gaia, parto da te e ti chiedo innanzitutto cosa ne pensi di questa competizione, che è pronta a rivoluzionare un po' il mondo del calcio, un po' come successe nel 95 con la legge Bosman, e parlare anche un po' di quelle che sono state le reazioni all'interno del mondo calcistico. Sì, intanto c'è una frase di mister Ancelotti che dice: è il tempo che dirà se è una buona cosa o meno. Resta il fatto che il 21 dicembre del 2023 segna uno spartiacque, o perlomeno segna una data che può in qualche modo cambiare il calcio. Ora non sappiamo in quale modalità o che effetti potrà avere, perché poi vedremo strada facendo. Ovviamente ci sono ora tante correnti che si sono sviluppate, chi è d'accordo, chi insomma adirà in ogni sede e via dicendo. Guardando un po' anche in Europa mi sono un po' segnata alcune cose. Ci sono in Spagna, hanno preso con esultanza questo cambiamento, insomma questa sentenza, questa che può portare veramente uno sviluppo diverso del calcio. Gli inglesi hanno preso una posizione appunto in stand-by e i francesi sono critici. Resta il fatto che può avere degli effetti appunto sul calcio italiano, internazionale in modo particolare. Ecco, Giulio, abbiamo anche il comunicato esatto, della Fiorentina. Esatto, perché la Fiorentina si è espressa tramite un comunicato che potrete vedere in grafica, che dice che la Fiorentina appunto in merito a questa sentenza della Corte di Giustizia, diciamo che ha detto comunque la sua posizione e si è espressa leggermente contraria, quindi pur consapevole che ci saranno tempi ancora lunghi per una definitiva chiarezza e per conoscere nel dettaglio eventuali modalità e applicazioni del nuovo modello calcistico proposto, ritiene comunque che la nascita di una nuova competizione, così come pensata dagli organizzatori, rappresenti un grave rischio a più livelli per i campionati nazionali. Maurizio? Sì, no, sicuramente, sai, io ne parlai a suo tempo di questo discorso della Superlega. Io credo che il calcio adesso è diventato business, soprattutto. Non è più il calcio romantico che conoscevamo tanti anni fa. Adesso anche le società sono costrette a dover fare questo tipo di competizione, perché se andate a vedere Real Madrid, City, United, tutte le grandi squadre, società anche in Spagna, in Inghilterra, in Germania, sono piene di, non voglio dire di debiti, ma comunque sono squadre che per mantenere lo standard, il livello della squadra altissimo, spendono di ingaggi cifre esagerate, sia per gli acquisti che comunque anche per tenere questi giocatori. Giustamente la Superlega era una necessità per questi club, che poi sono i club più importanti, quelli che tutti gli anni noi troviamo nelle fasi finali delle competizioni come la Champions, ma anche la stessa Europa League. E quindi era una, secondo me, una cosa che doveva succedere. Hanno cercato Ceferin e comunque la UEFA e la FIFA di tamponare questa richiesta, però se voi andate a vedere poi in fondo alla stagione quali sono gli esborsi e comunque quello che devono spendere queste squadre, non riescono a rientrare nonostante i diritti televisivi, e quindi secondo me era inevitabile che prima o poi si arrivasse a questo. La Fiorentina giustamente è una squadra che sta a metà del guado, anche se ho letto, correggetemi se sbaglio, che saranno 40-60 squadre coinvolte. 60. Quindi la Fiorentina può rientrare tranquillamente. Con due retrocessioni e due promozioni, sì, per appunto. Io dico, la Fiorentina è sempre stata una squadra corsaria, cioè una squadra che noi dobbiamo mantenere questa identità qui, una squadra che deve dare noi alle grandi. Pronta a intervenire, a entrare nel momento che magari qualche grossa squadra ha diciamo dei tentennamenti, e quindi perché no? Magari, non lo so, fare anche questa Superlega e essere magari la sorpresa, essere protagonisti. Questo secondo me deve cercare di fare la Fiorentina, di salire piano piano. Anche UEFA, se non mi sbaglio, FIFA è comunque... Sta diventando sempre più importante, Fiorentina sta risalendo anche lì, e quindi in Europa stiamo andando bene, e quindi perché non fare un eventuale, come si dice, Superlega. Certo, se vai a vedere i campionati nazionali, come dicevate voi, rischiano di essere messi a rischio, però io credo che questa sia una cosa che non la puoi fermare.
perché quando inizia a toccare squadre come il Real Madrid, il Barcellona, il Liverpool, lo United, anche Inter, poi erano tra le squadre fondatrici dell'iniziale progetto della Superlega, sì. Quindi anche lì bisognerà capire un po' come decideranno di muoversi. Ma questa secondo me è una necessità che viene, Vittoria, da un fatto che queste squadre devono tenere, hanno speso enormi. Scusate, mi spiegate solo per spunto, qual è la differenza fra le coppe organizzate in questo modo, dove i soldi sono stati dati solo alla Champions e comunque poi li gestisce l'UEFA, o levare queste, fare un torneo con 60 squadre dove la Fiorentina ci può entrare di diritto, perché nei primi 30-40 in Europa, insieme, sì, ad altri, dove fai tre tornei e finalmente dai uno spettacolo diverso, sicuramente ci avranno incassi diversi in tutto il mondo. Qual è la differenza? Che questo calcio finisce per la nazionale, perché deve finire? Cioè oggi non si gioca le coppe, fanno 18, 17, sì, 20 partite. Non vedrai più squadre come l'Ajax in semifinale, non vedrai no, più. Non è mica vero, perché non è vero, perché poi le sorprese del calcio ci sono sempre, sì, anche però, come in Inghilterra, cioè quelli più forti chiaramente poi prenderanno tutti i soldi. Io non so se avete visto che oggi partecipa alla Champions, quando arriva in fondo può guadagnare 85-90 milioni, dipende anche ci sono, certo, tutta una serie di fattori e calcolo, ma facendo la Superlega questi garantiscono 400 milioni l'anno, cioè significa che i giocatori, anziché fare la Lega Araba, puoi fare un ragionamento diverso. Se fai un accordo, come ho detto io, la mia pillola con l'UEFA e la FIFA, è chiaro che se ti metti in contrasto si fanno del danno, del male, tutti, va gestita, però i cambiamenti nel mondo ci sono, il calcio una volta si faceva 2 punti, ora se ne prende 3 punti, non cambia le cose, fai un torneo dove elimini la Champions, elimini l'Europa League, elimini la Conference e fai un torneo a 60, che sarebbe molto bello, poi alla fine fai i campionati nazionali con campionati in quella maniera, non è che io non la vedo, poi al di là di come era stata impostata, che non condividevo nulla, però poi alla fine guardate quello che è successo nella Lega Araba, dove la fanno loro la Superlega, oggi la puoi fare con delle regole diverse, certamente regole anche da migliorare, questa è una proposta, vedremo quali saranno le proposte, però non la vedo, come dire, sicuramente come ha detto Gaia è cambiato. Prima di schierarci contro proviamo a capire bene. A capire, intanto qual è, a capire. Sì. Michela, io voglio sentire anche la tua opinione, ti stuzzico un po' l'idea di questa Superlega? No, no, nel senso che è inevitabile, perché sicuramente c'è una data da segnare sul calendario che cambierà il calcio, però non mi piace, non mi stuzzica. Non mi stuzzica neanche l'idea di pensare che la Fiorentina possa far parte delle 60, perché comunque nelle 60 sarebbe probabilmente tra una delle 55. Esatto, quindi io preferirei continuare a giocarmi il mio campionato italiano. Purtroppo io sono legata al calcio romantico che non esiste più e quindi la mia idea è diversa, ma questo non significa che non sono consapevole che questa Superlega è una cosa che purtroppo, per mio punto di vista, verrà fatta. Cioè, io già ero una di quelle nostalgiche che rimpiangeva la Coppa delle Coppe, quindi faccio per dire, a me piace il calcio com'era, con la Coppa dei Campioni, Champions, l'Europa League, o quelle coppe che non c'è più, adesso c'è la Conference, ci sono tante coppe. A me piaceva il calcio dove tutti potevano competere con tutti e non dove alcune squadre competono da una parte e le altre competono dall'altra. Però so che è un cambiamento che prima o poi doveva accadere e probabilmente accadrà. A proposito di Champions, passerà il Natale in zona Champions il Bologna di Thiago Motta? Vengo da te, Gaia, che è la terza pillola di Angelo Pollina. Il lavoro che sta facendo appunto il tecnico italiano è davvero incredibile e soprattutto alle spalle ha un grande direttore sportivo, Sartori. Sì, allora il lavoro di Thiago Motta appunto è tangibile, concreto, lo vediamo. E, tra l'altro gli hanno fatto proprio la domanda di se c'è un segreto, dice no, non c'è un segreto, non c'è magia, è lavoro e soprattutto è una squadra che sta giocando a memoria, dove c'è anche un mix tra appunto giocatori giovani. Nel frattempo ha segnato la Roma, sì, è sempre lui, il vantaggio Romelu Lukaku. Tra l'altro il Napoli che era finito in 10, sì, per via di un'espulsione napolitana, adesso la Roma trova il vantaggio al 76esimo minuto.
E quindi, ecco, dicevamo del lavoro di Thiago Motta, insomma, che non lo scopriamo certo oggi, era determinante in campo e lo è oggi appunto anche come allenatore, nonostante appunto la giovane età, c'ha poco più di 40 anni. Lo stesso Gasperini ha detto che il suo Bologna non sbaglia niente, proprio come faceva lui quando era in campo, insomma, diciamo che è proprio artefice di questa squadra. E il Bologna riflette appunto l'allenatore, è una squadra molto attenta, molto equilibrata e sì, potrà dar fastidio, come diceva Maurizio. Ecco, gol di Pellegrini. Esatto. Sì, avevamo visto esultare Lukaku. Sì, tutti hanno abbracciato Lukaku. Invece poi Pellegrini. Deviazione probabilmente. Maurizio, tutti ci aspettavamo quasi un passo falso del Bologna nelle ultime settimane, però questo passo falso non è arrivato. Credi che a fine stagione il Bologna possa davvero essere ancora tra le prime 5? Sì, io ci credo, perché ne parlo già dalla scorsa stagione. Gli uomini sono importanti, ecco perché dico che gli uomini nel calcio, anche nelle piccole società, possono fare la differenza. Quanti decenni è che il Bologna lotta per non retrocedere? Si parla di decenni, non di anni. È arrivato Sartori, io quant'è che chiedo Sartori alla Fiorentina, non arriverà mai, probabilmente anche lui non ci vuol venire, perché questa è una piazza troppo esigente. Io stesso sono esigente, perché siamo abituati male, siamo abituati a Batistuta, ai Rui Costa, ai Baggio, agli Antonioni e vabbè. E quindi siamo esigenti. Sartori è uno abituato a lavorare dietro le quinte, tranquillo, come ha fatto in piazze come Verona, come Bergamo. Adesso Bologna ora, se vai a Bologna, mi chiamano da Bologna, sono tutti contenti, si fa un bel Natale dopo tanti anni, tifosi felsinei. E quindi Bologna io me l'aspettavo vittoria. Perché? Perché c'è un uomo che, lavorando sotto traccia, ti porta questi ragazzi, non è solo Zirze, ma ce ne sono tanti, Thiago Motta, signor allenatore, che prossimo anno se lo contenderanno le tre big, quindi Milan, Inter, la Juventus non lo so, perché la Juventus forse ci acconte nel mirino. E vediamo, perché ripeto, io ci credo a questo Bologna, ci credo, mi auguro naturalmente, non me ne vogliano i tifosi del Bologna, che arrivi dietro la Fiorentina, perché spero che la Fiorentina arrivi prima. Però se il Bologna andasse anche in Conference, io l'ho detto, avrebbe fatto un miracolo sportivo. Assolutamente. E il Bologna settimo può arrivare tranquillamente. Ecco, Michela, te raccontavi di essere un amante anche del calcio romantico, e questa è una storia romantica, sì, no? Sì, mi piace questo Bologna. Sono contenta anche per la città di Bologna, perché è una città che merita, secondo me, questo tipo di soddisfazioni. Penso fosse dai tempi di Signori Cruz che il Bologna non era così in alto, che tra l'altro un Bologna veramente divertente. Poi vabbè, chiaro, c'è stato il Bologna di Baggio, ma questo è un altro discorso. Mazzone, certo, però quello di Signori Cruz, c'era Guidolin tra l'altro, sì. Signor allenatore, per quanto mi riguarda, e niente, quindi sono molto contenta, se lo merita, e sinceramente è una squadra che è stata ben costruita da un direttore sportivo che non è la prima volta che costruisce squadre con una logica, con la sua sapienza, e soprattutto ha un allenatore che si vede che ha nel DNA questa maestria, questa stoffa di allenare. Sì, era un allenatore anche in campo e adesso lo sta facendo in panchina. Si vede anche che è un giocatore, un ex giocatore che ha giocato in club che lottavano per vincere, perché ha una mentalità diversa da altri che sono arrivati ad allenare più o meno diciamo in Serie A e hanno la sua età. E soprattutto, cioè, se tu pensi appunto che il Bologna, con una rosa, sì, una buona rosa, però non è sicuramente tra le prime sei rose di questo campionato, è una squadra che ha subito solamente 9 gol, 12 gol, sì. Ha eliminato l'Inter, perché le ultime due partite. Quindi voglio dire, la terza miglior difesa del campionato, una squadra come il Bologna, la dice lunga sull'allenatore, la dice lunga su come mette in campo la squadra, e la dice lunga su quello che potrà fare il Bologna in questa stagione. E poi anche giovani promettenti, quindi è un mix tra giovani e giocatori esperti. E sono contenta, è un calcio che piace a me, sì.
E il prossimo avversario Viola. E il prossimo avversario Viola, sì, certo. Poi è bello vedere anche Firenze i personaggi di Bologna, no? Il cantante, quello che cantava da quando Baggio non gioca più, no? Cesare Cremonini. Cesare Cremonini allo stadio con la sciarpa esultare, con Gianni Morandi, dai, è bello, a me mi piacciono queste cose qua. Quindi Bologna è una città importante. Una favola calcistica. È giusto, una favola calcistica, è giusto perché ha una tradizione anche importante, ha avuto grandi calciatori, ha una grande storia, ha vinto diversi scudetti. Quindi io sono felice, io non sono ecco uno di quelli che quando c'è una realtà che va bene sono invidioso, dico soltanto... Un po' dell'Atalanta lo sei però, Ma no, Gasperini, è diverso. No. Io, però a me Gasperini piace. Io, sì, mi piace, però c'ha, lui c'ha questa, ce l'ha con la Fiorentina, io non so i motivi. Vabbè, è una cosa reciproca. Però tutte le volte con Firenze, allora no, perché bisogna essere sportivi. Noi abbiamo sempre riconosciuto che Gasperini è un bravo allenatore, però delle volte a queste uscite, soprattutto quando gioco contro Fiorentina, che fanno un po' incavolare. Però posso ripeto, dire che il Bologna comunque ad oggi è la rivelazione di questo campionato. Cioè, nel senso, se c'è una squadra rivelazione ad oggi, che siamo alla 17ª giornata di questo campionato, è il Bologna. Verissimo. Sì. Angelo, però quanto fa la differenza il discorso che puoi fare sia per il Bologna che per la Juventus giocare una partita a settimana anziché due? Sicuramente la differenza la fa, soprattutto con questi infortuni, ragazzi. Avete visto che Bologna ancora neanche un infortunio. Ma è chiaro, è chiaro, guarda in Milan, ma anche l'Inter adesso. La stessa Fiorentina, La stessa Fiorentina. Giocare tre partite, ma poi non solo Giulio gioca tre partite, il problema non è giocare tre partite, se tu fai giocare le partite giovedì, ecco perché quando parlo dell'UEFA, se no sarebbe un discorso lungo, ci vorrebbero ore, che l'UEFA ti fa giocare le partite di giovedì e poi ti fa giocare la domenica o il sabato dopo due giorni che c'ha un giorno di viaggio per ritornare, non hai tempo di allenarti. È chiaro che i giocatori sono sottoposti a degli infortuni, è chiaro che la squadra come Bologna l'allena tutta la settimana, hanno tempo di riposarsi, ma soprattutto di studiare gli schemi, studiare le squadre, riposarsi, è un vantaggio enorme. Poi in tutto questo il mix, l'hanno già detto qui prima di me, c'è sì l'allenatore che è bravo, ma ricordatevi che ci sono anche i giocatori che ha azzeccato, perché quelli sono poi che fanno la differenza, no? Perché è la difesa, curare la difesa, Thiago Motta è uno che ha sempre curato la difesa, lui ha avuto sfortuna il primo anno a Genova che non ha dato il tempo e poi è andato via, adesso mi sembra un ottimo allenatore. Bisogna dargli ancora un altro po' di tempo, ma il Bologna sta facendo un campionato, io tengo eccellente, e ripeto, il Bologna veramente da come, se gioca così, poi sai, tutto può succedere nel calcio un momento o un altro, se gioca così la ritengo una che può andare in Champions, può dare molto fastidio. Anche il portiere aggiungo, Skorupski, sì, molto bravo, lo prenderesti? Molto bravo. No, Skorupski io l'ho visto giocare a Empoli. L'ho visto, quindi poi Empoli. Ho visto che comunque è un portiere molto reattivo, è un portiere spesso attento, insomma è un buon portiere che in questo Bologna sta facendo esattamente come i compagni di squadra, cioè bene. Ma il clima che si respira, è l'ambiente, cioè lì c'è l'entusiasmo, e quindi il gruppo, la squadra, quindi stanno andando bene anche per quello. Tra l'altro Gaia, un'altra pillola di Angelo era quella sull'Inter, sul passo falso dell'Inter. Secondo te il passaggio ai quarti di finale contro la Fiorentina del Bologna, quanti sono stati i meriti appunto della squadra di Thiago Motta e quanto dei meriti invece dei nerazzurri? Ma sai, sono partite secche e le partite secche purtroppo tante volte non sono prevedibili, cioè uno non c'è un discorso di Davide e Golia, cioè della squadra forte che poi tra l'altro è la squadra che ha vinto la Coppa Italia, quindi ha eliminato appunto la detentrice della Coppa Italia. Sai, l'Inter è stata chiamata in causa in tante partite, quindi ha un ruolino di marcia importante in campionato, sta tra virgolette forse l'unica che sta ammazzando questo campionato, quindi il passo falso tra virgolette ci può essere. Angelo si soffermava anche sul discorso dell'età, mi sembra, di alcuni giocatori a che sette sono giocatori superiori a 35 over 30, 35, over 35 36 vanno nel pizzo dell'anno, ti potevi fare i nomi Acerbi, quell'altro 36, 37. Vabbè, Acerbi però è la sua seconda giovinezza. Perché sì, sì, ma tutti sono la seconda giovinezza. Anche Mkhitaryan è una seconda giovinezza. Mkhitaryan anche. Darmian, ma c'è a tutti. Io ponevo solo un punto interrogativo, perché non ho certezze, mai. Che
quando arrivi un campionato lungo in quel modo, normalmente, siccome l'Inter ci ha abituato di già due volte di fila, quando arriva a primavera perde 7-8 punti, dal Milan perse 14 punti, e dico, si cominciano a vedere, perché si è visto in Coppa Italia, si è visto stasera che ha guardato la partita con il Lecce, a un certo punto il Lecce, anche il cronista, pensava che la surclassasse, poi chiaramente ha trovato il gol, non gli hanno dato rigore al Lecce. Però... espulso anche Osimhen intanto. Napoli in 10 uomini. No, 9 uomini. 11, scusa, si è interrotto, ma era solo per fare questa valutazione. Quindi a proposito, penso più una battuta d'arresto dell'Inter. Battuta d'arresto anche del Napoli, che a proposito di Coppa Italia ha fatto un passo falso, se non addirittura una brutta figura, perdendo 4-0 al Maradona contro il Frosinone. Sì, ha fatto una figura, ma io non dico che me l'aspettavo, perché la direi grossa, però nessuno se l'aspettava che il Napoli uscisse il Frosinone. Però dico, il Napoli ha perso molto con Giuntoli, che se n'è andato, il Napoli, lo stesso Spalletti, perché Spalletti aveva costruito insieme proprio a Cristiano Giuntoli questa bella favola partenopea. Se te vai a vedere i primi quattro posti, e su questo voglio sottolineare Vittoria e Giulio, ci sono grandi direttori sportivi. Beppe Marotta, che ha vinto 7-8 scudetti con Napoli, con la Juventus. Primo posto Beppe Marotta, poi c'è Cristiano Giuntoli al secondo con la Juventus, terzo c'è il Milan, che però c'era Maldini, questa squadra è stata costruita da Maldini, altro grande intenditore di calcio. Secondo me il Milan ha sbagliato a mandare via lui. Comunque, parlando del Napoli, io sì, più che fare riferimento a Giuntoli, io lo farei a Spalletti, perché sì, però questa squadra qui era stata plasmata e costruita proprio da Cristiano, Vittoria. Sì. Poi Spalletti era quello che, diciamo, ha messo insieme i pezzi. Secondo me i giocatori del Napoli, al momento che è andato via il mister, guarda, il direttore sportivo è importante. No, sicuramente. Ne abbiamo parlato tante volte. Ci sono dei direttori sportivi anche nel passato, grandi direttori sportivi, che alla fine del primo tempo andavano giù negli spogliatoi e gli dicevano all'allenatore: quello non dai già più, perché sennò te a fine partita sei fuori. C'erano chi lo faceva, non faccio nome e cognome, però l'abbiamo detto tante volte, il direttore sportivo fallo, perché ti guardi me, guardi, fallo. Direttori sportivi che fanno questo sono importanti. Giuntoli è andato da Allegri già quest'anno, non diciamo cosa si sono detti, probabilmente lo sanno solo loro, però Cristiano Giuntoli è andato da Allegri e ci ha parlato. Ecco, il direttore sportivo deve avere questa personalità. Io perché ho fatto i complimenti al discorso Barone Corsi Empoli? Gio Barone viene molto criticato, ma l'asse che sta creando e che ha creato, infatti gli dico a Gio Barone, è stato bravissimo andare spesso ad Empoli, perché abbiamo parlato di Skorupski, abbiamo parlato di tanti giocatori. L'Empoli è una delle più grandi fucine non solo del calcio italiano, ma del calcio europeo. E questo upset che noi stiamo creando, che ha creato, sta creando Barone con il presidente Corsi, perché qui ogni pochino tirano fuori i giocatori, e poi vanno anche squadre importanti. È importantissimo. Ecco perché la Fiorentina sta andando bene, perché Gio Barone ha creato questa, diciamo, simbiosi anche con la Juventus. Abbiamo ottimi rapporti sul calciomercato. Vedi, Arthur, è importante non solo capire di calcio nel soccer, no? Per non usare la stessa parola, ma è importante avere anche buoni rapporti con le società importanti, e soprattutto come l'Empoli, che hanno giocatori molto bravi. Tra poco daremo spazio anche ai nostri telespettatori, leggendo i messaggi, tantissimi messaggi che ci avete scritto questa sera. Thank you.
Natale è buono davvero, se lo è per tutti. Per questo l'eccellenza italiana Fiorfiore Coop del prosciutto di San Daniele DOP è al prezzo speciale di 3,80 euro a confezione. Una buona spesa può cambiare il mondo. La Coop sei tu. L'azienda agricola Le Pescine alleva galline e produce uova fresche da oltre 30 anni. Uova prodotte da allevamento a terra, all'aperto, per avere la bontà in tavola ogni giorno. Nello splendido territorio di Poppi, azienda agricola Le Pescine, l'uovo del Casentino. C'è l'influenza da principessa. Ezzì! E il raffreddore Hard Rock. Ezzì! Vivinci agisce rapidamente contro il raffreddore e i primi sintomi influenzali, con vitamina C per le difese immunitarie. Per i tuoi ECC puoi provare Vivinci. Naso chiuso? Prova acqua di Sirmione. Scioglie il muco, libera il naso, idrata la mucosa, elimina virus e batteri. Acqua di Sirmione, il più consigliato in farmacia, è da sempre garanzia di efficacia 100% naturale. Acqua di Sirmione, una vera forza della natura. Tre generazioni portiamo sulle vostre tavole i profumi e i sapori della tradizione natalizia toscana. Calore, dolcezza e passione sono gli ingredienti scelti per regalare un sorriso alle persone che ami di più. Perché essere buoni è un mestiere di famiglia. Vi avevamo anticipato, adesso è arrivato il momento di dedicarci ai vostri messaggi. Giulio Falciai. Sì, ne sono arrivati tantissimi, andiamo però per ordine. Con Parma, Verona, Monza non meritavamo di vincere, ma abbiamo vinto lo stesso. Quanto durerà secondo voi con questa fortuna? Lo chiedo a Maurizio. Avevo capito bene. Io la fortuna ci vuole, fa parte anche del gioco. Certo, ripeto, adesso bisogna essere contenti. Però effettivamente se vai a vedere Parma, Verona, io dopo il primo tempo con Verona sono andato a prendere un tè, perché anch'io, un tè caldo, perché ero devastato, Verona ci aveva dominato. Parma uguale, è stata una partita molto difficile. Però vedi, a volte il carattere si forma proprio nelle difficoltà. Io sto vedendo nella Fiorentina soprattutto i giocatori che spesso io stesso ho criticato, ma non tanto perché magari sono giocatori scarsi, perché vedevo mancanza di impegno e di carattere. Ultimamente lo sto vedendo. Ancora manca qualcuno, Giulio? Cioè qualche giocatore ancora, facevamo l'esempio prima di Koné, lo stesso Nzola. Però tanti giocatori stanno reagendo nella maniera giusta. E spesso le partite le vinci con la testa. Quando parliamo della Juventus, che tutti, Juventus non fa un tiro in porta, fa il catenaccio. Sì, ma è seconda classifica, è lì. Quindi a volte non si vince soltanto giocando bene o facendo partite straordinarie, si vince soffrendo. E quello che mancava a questa Fiorentina di italiano, soprattutto negli ultimi mesi, ma anche della scorsa stagione, era proprio questo, la grinta e il carattere. E adesso la Fiorentina la sta tirando fuori. Io spero che la fortuna continui, perché la fortuna aiuta gli audaci. La Fiorentina ha fatto delle partite si anche di sofferenza. Si vince anche con meno possesso palla. Esatto. Ho visto anche i numeri prima. Ma tanto possesso passo ti fa vincere le partite. Se tu la prestazione è importante, anche no, insomma, alla fine conta il risultato. Quello che conta il risultato. Cinico, il concreto. Sì. Ma quello, come ho detto all'inizio della trasmissione, se tu vinci partite che sulla carta e ai punti non meriteresti di vincere, perché giocate male, perché magari gli altri
hanno avuto occasioni importanti. Cioè, quando vinci non meritando vuol dire che hai anche quella componente in più che serve nel calcio per fare risultati, che è quel pizzico di fortuna. Senza la fortuna anche nella vita, ecco, fa poco, in campo. Angelo, il discorso che servono i gol più che la prestazione ce l'hai fatto spesso te? Sì, no, ma soprattutto non bisogna prenderlo. Io, sai, la fortuna sì, conta, ma conta come stai in campo. Le partite le vinci 1-0 perché vuol dire che hai difeso bene, hai coperto il campo bene. E poi alla fine, sì, dice la Fiorentina, ha tirato col Verona, ha rischiato di più, ma col Monza, poi alla fine il Monza ha tenuto tanto possesso palla più della Fiorentina, ma alla fine non è riuscita. La fortuna, io penso che nel calcio, come nella vita, sì, è una componente, però alla fine è la bravura. La Fiorentina ha vinto con merito queste due partite 1-0. Io sostengo che il calcio è tutta tattica e bravura, non è solo andare in avanti e prendere gol. Perciò la Fiorentina ha vinto meritatamente e ha vinto meritatamente. Se continua così, io penso che la Fiorentina possa arrivare parecchio in alto. Ecco, la Roma. Comunque il nostro telespettatore parlava anche di Fiorentina-Parma. Sì. Ora è Lukaku, ora c'è il raddoppio. Siamo chi ha segnato. Allora, Roma 2, 9 contro 10. Il Napoli gioca da quarto d'ora in 9. In 9, sì. Però ecco, capisci Giulio, perciò le partite le vinci in questo modo, nel mondo i campionati del mondo si vincano in questo modo, cioè con la bravura della tattica. Abbiamo visto grandi squadre nei campionati del mondo giocare un bel calcio, poi andare fuori, il calcio è questo, chi pensa di fare un calcio diverso lo può anche fare, per l'amor di Dio. Noi l'anno passato abbiamo avuto uno come Zema che tutti quanti lo volevano, poi lo prendevano e dopo due giorni si pentivano perché era un disastro, cioè quello è un calcio diverso, un calcio che il calcio è la sostanza è il calcio, costa solo vincere, e la Fiorentina adesso ha realizzato bene le cose, si trova una posizione importante che secondo me, se però questa è la mia opinione, con un attaccante che la butta più dentro, se non prende gol la Fiorentina quest'anno può andare in Champions, perché le squadre che stanno dietro, Juventus e Inter, vedi stasera, no? Si eliminano a vicenda, la Roma ha battuto il Napoli, certo. Adesso rista fermo, non so quanti punti ha il Napoli, 27. Comunque con questa sconfitta del Napoli, diciamo, la Fiorentina si trova al quinto posto, certo. E passa il Natale al certo, quinto ma posto. Ma non solo si trova al quinto posto, ma vedo che il Napoli si porta a 17 punti dalla prima, cioè capisci che e per la Champions in fondo sono 33 punti, 30-33 sono tutte là, da 26 a 33 se la possono giocare tutti, cioè la Fiorentina ha suo merito per stare lì, come il Bologna, sono le due squadre che possono fare una sorpresa. Deve stare attento il Milan, perché il Milan deve stare molto attento, perché mi pare che l'allenatore sia un po' nel pallone, questa è la mia opinione. Ecco, Michela, si sta parlando, scusa Giulio, prego, se ti interrompo per fare anche un punto sulla Serie A, Michela, di un possibile addio a gennaio addirittura di Stefano Pioli. Però sì, vista la partita contro la Salernitana. Se ne parla, poi vabbè, è chiaro che la partita contro la Salernitana non ha aiutato per Pioli. Io sono scettica, bisogna vedere, probabilmente la prossima partita, quella prima dell'ultimo dell'anno, sarà fondamentale per capire quello che potrà succedere sulla panchina del Milan. Milan non è una società che è solita cambiare allenatori durante l'arco della stagione, è successo poche volte, mi ricordo Terim, però insomma, parte poche, tanto per dirne uno, però in generale insomma credo che sia tra Pioli e il Milan si sia rotto un po' la magia, si è rotto un po' il giocattolo, però cambiare per prendere. No, più che altro anche interna, considerando che il Milan è ancora in corsa in Coppa Italia, certo. In Europa League. Secondo me sì, sicuramente sarà importante la prossima partita, probabilmente prima delle festività, diciamo, sarà importante per capire, poi la società poi valuterà il da farsi. Ha perso anche tante pedine, Pioli. Esatto, però ci sono stati anche tanti infortuni. Cioè, secondo me quando si arriva a pensare di cambiare l'allenatore, o vedi che magari la squadra non lo segue più, allora è un altro discorso, oppure se è una questione solamente di tanti infortuni, qualche partita sbagliata dovuta anche a tante assenze, cioè secondo me è anche rischioso. Quindi se per caso dovessero arrivare a cambiare l'allenatore, probabilmente c'è qualcosa che non va all'interno dello spogliatoio. Ecco, chi sta rendendo però Maurizio Jovic? Facciamo. L'avevo detto, punto. Era bravo. Allora, quando io dissi nei famosi pronostici di Maurizio Canino, che parla sempre prima, dissi il Milan, sì, attenzione però, c'è Pioli. Milan senza Pioli arriva fra le prime quattro. Lo dissi espressamente, lo dico, ma non perché ce l'ho con Pioli,
A me qui mi aveva fatto. Giocavo l'X, andavo quando c'era Piola a Firenze, X, ha fatto il record di pareggi, mi sembra, a Firenze, una cosa. Poi, e poi c'era sempre questi infortuni muscolari. So chi c'ha lui lo staff tecnico, però a Milan sta succedendo. Ma lo poi stesso. Soprattutto Maurizio è la storia di Pioli. E l'allenatore è stato licenziato, mi pare, 8-9 volte, perché lui fa delle grandi cose e poi perde la bussola, finché c'era uno, magari un direttore come Maldini che gli stava sopra, probabilmente Maldini, che suo peso, perché poi alla fine lo scontro è stato quando è andato via Maldini, lui era anche un po' contento, l'ha anche detto, perché alla fine perché Maldini gli stava addosso, via, che era un personaggio. E Pioli è così, è stato all'Inter, al Bologna, non so quante squadre, alla Lazio. È stato licenziato sempre perché dopo grandi cose va nel pallone e quando va nel pallone, cosiddetto nel pallone, non riesce a trovare la bussola, a trovare la quadra nei momenti difficili. Questo però è... Angelo, attenzione, perché è arrivato Ibra sì, sicuramente. È uno che... Però non ti puoi affidare soltanto a Ibra. Ma Ibra ti attacca al muro, Lui va davvero nel spogliatoio. Non so se è questo. Lui ti attacca l'attaccapanni. Cioè, il metodo Ibra, giusto per il famoso scudetto, quando lui disse, ricordate, perché molte volte bisogna ascoltare anche quello che dicono i protagonisti. Ibrahimovic disse, l'anno scorso, 2 anni fa, io faccio al Milan presidente, allenatore, giocatore. Vediamo, sarà una prova del 9 anche per lui. Io dico che il Milan è forte, se recupera un po' come la Roma. La Roma, ragazzi, c'ha un grande... È inutile lo criticano Mourinho, lo critica. Ma cosa criticare? Mourinho sta giocando un mezza squadra. Ha preso centravanti che lui chiedeva, che era Lukaku, che sta segnando sempre tutte le partite. E la Roma è sempre lì. Eppure la Roma gioca senza Dybala, c'ha non so quanti infortunati. Milan stessa cosa. Io sono convinto, io il Napoli ci credevo, perché ero convinto che De Laurentiis aveva sbagliato Garcia, lo dissi, no. Che però avrebbe preso un altro allenatore bravo. Invece cosa ha fatto? E per questo è venuto via Spalletti, secondo me. Perché il presidente De Laurentiis ora fa lui come aveva detto Ibrahimovic, fa tutto lui. Presidente, no, ragazzi, lui deve fare solo il presidente. Sì. Poi ci devi mettere gli uomini che ti fanno... Io al Napoli ci credevo, perché se vai a vedere la rosa del Napoli, la squadra del Napoli, sono forti. Però purtroppo il presidente De Laurentiis, in questo, magari così, ecco, chiamiamolo... Napoli non è più squadra. No. Infatti, brava, brava Michela. Non è più squadra, ma... Si è rotto qualcosa nello spogliatoio. Si è rotto il giocattolo, quindi quest'anno infatti. Il Napoli secondo me rischia anche di non entrare in una Coppa Europea. Dalle Coppe. Io invece ci credevo, perché pensavo che De Laurentiis sarebbe corso ai ripari, invece prima ha sbagliato con Garcia, l'ha ammesso in un'intervista, mi sembra, proprio ieri. Perché addirittura Garcia non sapeva nemmeno i giocatori, non conosceva nulla, non aveva seguito nemmeno Napoli l'anno scorso. Però ripeto, il Milan invece ci credo. Milan, Maurizio, se cambia la prossima partita con questo, il Sassuolo, ha detto ieri che aveva, Milan in casa, che aveva scelto Thiago Motta. Thiago Motta ha detto di no, nel dire che ha scelto di Garcia, ha detto avevo chiamato Thiago Motta, sì. Thiago Motta non si è trovato d'accordo e ha detto di no. Queste parole sue, però poi se io credo che il Milan, se cambia l'allenatore, penso che lo cambierà, può arrivare fra le prime quattro, perché è una squadra che ha... Ma un cambio a gennaio, cioè hanno il Sassuolo in casa sabato 30, poi giocano in Coppa Italia in casa con il Cagliari il 2 gennaio e poi Empoli-Milan il 7. Sì, diciamo sulla carta sono partite non impossibili. La partita contro il Sassuolo penso che sarà fondamentale, sì. Anche perché poi il Sassuolo è un po' la bestia nera del Milan, quindi vediamo. Ma questo che... Sassuolo? Questo Sassuolo non lo so. Poi il calcio è imprevedibile. C'è sempre Berardi, Sassuolo. Quindi... Sì. Io direi di tornare da Giulio. Per sapere se ci sono altri messaggi, ecco. Gaia, Luciano, oltre a farci gli auguri, ci scrive: buonasera, spero che questa posizione di classifica non faccia pensare alla società che questa rosa è sufficiente a farci restare a questo livello. No, la società è prontissima, l'ha detto anche il direttore generale Barone, a intervenire, ha insomma le idee più che chiare e sta programmando, come dicevamo prima, quindi... La posizione in classifica fa bene ai tifosi, al cuore, a vedere la Fiorentina lì, insomma, anche perché insomma l'italiano sta facendo un grande lavoro e questo è appunto il risultato tangibile di quanto sta mettendo anche l'allenatore. Quindi non credo che la posizione in classifica possa cambiare, tra virgolette, idee già chiare. Angelo, invece c'è un messaggio molto ottimista di Andrea. Buonasera, la Fiorentina è una squadra forte. Beltran un diamante, manca veramente poco per arrivare tra le prime tre. Può darsi, i numeri, voglio dire, la Fiorentina ha 30 punti, e noi facciamo questo mestiere, ma non è che siamo allenatori, può darsi che il telespettatore stavolta abbia ragione, se pensa che sia forte, può darsi che abbia ragione lui, io non lo so questo, se tu mi chiedi la mia opinione, è chiaro che la mia opinione, ti dico, secondo me manca un attaccante davanti che la butta dentro e forse qualcuno in difesa, però sai, se può darsi che questa squadra magari poi alla fine fa risultati migliori. Oggi bisogna prendere atto che la Fiorentina è quinta,
ed è a 3 punti dal Milan, e voglio dire, se la può giocare. C'è la partita prossima, mi pare gioca in casa col Torino. Col Torino, gioca in casa col Torino. Se vince col Torino, ragazzi, e gira a 36, potrebbe vincere quell'altra, gira a 36 punti. Senza 36 punti significa su 70, se fai normalmente su 72 punti, se fai il paragone del giorno di ritorno, vuol dire andare in Europa League matematico a 72 punti. Ciò voglio dire, queste cose bisogna vedere, può darsi abbia ragione il telespettatore. Oggi i numeri sono questi e non si possono discutere, c'è una frenata, tutte le squadre sono lì. Chi si rafforza, chi riesce nel mercato di gennaio a fare il colpo, come sempre succede, può prendere dopo il volo. Vediamo. A proposito di mercato di gennaio, Maurizio, ci scrivono: per me a gennaio arrivano Jones e Simeone. Dietro però servono due difensori, non uno. Che ha detto poi quell'altro nome, scusa. Jean-Gonge. Tanti modi per cui chiamarlo. L'esterno belga dell'Hellas Verona. Sì. Che tra l'altro è un giocatore che chi lo ha visto nella partita con la Fiorentina ha sbagliato tanto. Sì, ha sbagliato, però è un giocatore. Era già della Fiorentina. Facciamo finire. Vai, Maurizio, scusa. Stavolta non volevo fregato, Giulio. Stavolta ha visto più partite di te. Ma lui lo seguiva già nel campionato belga, vero Maurizio? Ecco. No, io ti dico la verità. Giovanili. È un giocatore che è vero, magari, però te lo devi sempre guardare le potenzialità di un giocatore. Perché se vi ricordate, magari anche a Amrabat nel Verona era un fenomeno. È venuto a Firenze e ora è andato al Manchester United e addirittura lo rimandano indietro. Quindi te devi sempre vedere che la squadra, l'ambiente, perché Maurizio che fa Amrabat a Manchester? Male. Porta le borracce. Lo mandano. Sta giocando male. Però devo dire che questo giocatore, Gonge, io non lo so quanto possa servire la Fiorentina. Però se tu pensi a Brecalo, Giulio, scusa, forse questo magari è un ragazzo che può fare anche bene. Io credo che qualcosa la Fiorentina, dei giocatori magari arrivano a Firenze e rendono, cioè fanno il salto di qualità. Altri invece magari in società come il Verona vanno bene, arrivano a Firenze e non rendono. Zola per esempio allo Spezia era quello che faceva 13 la gol, doppia cifra. Infatti, e qui invece non sta rendendo. A volte è un discorso molto di testa, secondo me. Però ecco, per esempio, l'altro giocatore mi avevi detto Simeone non credo, una storia. Lui c'è già venuto alla Fiorentina, ha scelto di andare a Napoli sta bene. Io non credo sia il giocatore che serve in questo momento, il Ciolito. Ma anche in questo Napoli, alla luce anche della sconfitta di oggi, insomma, per il Napoli brucia parecchio. Sì, ma poi lui, secondo me, si può ritagliare uno spazio importante, perché ora Osimhen, per esempio, va via, va a fare la Coppa d'Africa. Intanto è squalificato. Intanto oggi è rinnovato. Quindi magari lui gioca, fa bene, segna. E magari torna un giocatore importante. Io non credo che verrà a Firenze. No, io avevo fatto un nome che prima durante la pubblicità. Qual è? Il giocatore giocando a spalla, perché ha visto l'italiano gioca a spalla alla porta al centro avanti, no? A meno che non faccia intelligentemente come sta facendo Beltrán, che parte più da. Qual è il nome? Io avevo detto Lucca, perché? Ma è semplice: spalla alla porta, centro avanti l'italiano gioca a spalla alla porta. È 2,01 metri. Chi c'è più alto? Anche quelli della Juventus stanno dietro, perché. Ma anche i portieri della serie. Ve lo ricordate, Tony? Io mi ricordo una famosa partita, la cito spesso. Luca Toni era 1,96 m. Gioca contro il Catania in casa, io ero un Fiesole e c'era Spolli che è 1,91 m. Li vedi i giocatori allo Maurizio, stadio? Io non voglio essere buono, perché sennò stasera. Ma tu paragonare Luca a Toni. No! Ora no, va bene, quello no, si chiama Luca no, e questo si chiama Luca. Ma troppo, Luca Toni. Facevo l'esempio. Maurizio, mi dell'altezza. Il centro di gioco, no, ti arrabbi, allora fai come ti pare. Ma io non sto facendo il paragone di Luca con Luca Toni. Sto facendo un esempio per far capire il contesto. Giocatore più alto che gioca a spalla alla porta. Luca Toni, c'era questo Spolli del Catania che era 1,91 m, ma stava dietro, le pigliava tutte Toni, facevano i cross alla Biraghia, visto cross al centrocampo, e arrivava c'era Pasquale all'epoca, arrivava la palla a Toni e la prendeva sempre lui, Spolli che era altissimo ma non la prendeva mai. Luca dell'Udinese sta facendo questo, ora c'è un abisso, ma questo si sa, però 2,01 m, voglio vedere spalla alla porta. Ora non viene perché sta facendo bene l'Udinese, tra l'altro Michela, se non sbaglio, sta facendo gol. Anche gol. Sì. Però Fiorentina o trova un giocatore molto alto per il gioco d'italiano, o fa fatica a trovare gol.
Allora, siamo giunti quasi al termine di questa puntata del sabato sera. Prima però, Gaia, portaci un po' di amore e gentilezza. Sì, tra l'altro poteva servire prima per calmare gli animi. È appunto un nuovo libro, si chiama Cara gentilezza ti scrivo, e raccoglie la lettera di un bambino alla gentilezza. Lui la vede come una persona che la invita a tornare nella vita di ogni giorno, ma all'interno c'è l'introduzione che è stata scritta da Anna Story, la mamma di Davide, e quindi prende anche lo spunto per salutare questo libro e per ricordare Davide, la sua gentilezza. Aveva un sorriso per tutti, non lo negava mai, e la gentilezza era la forza di Davide, appunto. Mamma Anna lo ricorda e lo racconta appunto così anche all'interno del libro, che ha poi la prefazione di un maestro del giornalismo come Riccardo Cucchi, che appunto anche lui ha voluto fare un saluto a questo libro. Quindi è un libro che sta andando anche negli ospedali, nelle strutture pediatriche dell'Umbria, perché ci è stato richiesto e ha incontrato tanti bambini, tanti piccoli pazienti. Grazie. Cara gentilezza ti scrivo. Grazie a te, Gaia, davvero. E grazie per essere stata qua con noi stasera. Grazie. Siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata di Natale. Esatto, quindi tantissimi auguri ovviamente ai nostri telespettatori, tanti auguri ancora a Gaia Simonetti, e grazie di esserci venuta a trovare. Grazie a voi, auguri a tutti. Grazie mille e tantissimi auguri anche ad Angelo Pollina. A tutti intanto buon Natale, ma soprattutto a voi due ragazzi, perché siete sempre una bellissima passione sabato sera. So che tanti amici vi seguono, poi stasera ho avuto un sacco di messaggi, vi devo dire che dice siete bellissime, eleganti e siete splendidi, preparati, perciò per voi un buon Natale, per preparate tutti, un bel sorriso per tutti, ma per voi un buon Natale un po' speciale, cioè il mio augurio è che quello che desiderate si possa avere. Grazie davvero, davvero Angelo, grazie mille anche a Maurizio Canino. Grazie a voi, stasera sembrava di essere l'ultimo dell'anno. Niente probabili botti, formazioni. I botti di Maradona, stasera, bombe di Maradona stasera, no. C'è scoppiato, no? La puntata di Natale. Grazie mille a Michela Lanza e tanti auguri. Auguri a tutti i nostri telespettatori.